Buonasera a tutti. Quelle che stiamo per vivere tutti insieme, gli abitanti della Terra, sono forse le ore più importanti di questo secolo. L'uomo sta per violare il primo mistero dell'universo, sta per compiere la prima tappa nell'esplorazione del cosmo, sta per conquistare la Luna. La stessa generazione che ha liberato l'energia atomica realizza oggi l'antico sogno dell'uomo di spingersi oltre i confini del pianeta su cui è destinato ad abitare, un evento questo che invita il cronista alla prudenza e alla modestia. Stasera siamo tutti spettatori. Prima che questa trasmissione sia finita, prima che tutti noi ci siamo alzati dalla sedia, l'impronta del piede di un rappresentante del genere umano si sarà stampata sul suolo lunare a 400.000 chilometri di distanza da qui, oltre il vuoto degli spazi. E se la Luna è davvero, come pare certo, un corpo celeste freddo, senza mutamenti geologici, quell'orma umana potrà restare impressa sul suolo lunare, così è stato calcolato, per 1 milione di anni, senza essere cancellata. La sete di conoscenza, lo spirito di scoperta che animano la società umana tuttora imperfetta, hanno portato a questa impresa della quale un intero pianeta e non una sola nazione può essere orgogliosa. Una buona scienza può collaborare a costruire una buona comunità, anche se da sola non è certo sufficiente. La fierezza e l'ottimismo non possono nascondere del tutto le difficoltà e i rischi che ancora attendono gli esploratori del nuovo continente che da stasera sta per essere annesso alla Terra. Né possono farci dimenticare che altre grandi missioni incompiute attendono ancora l'uomo sul suo stesso pianeta. Saranno questi i temi ai quali dedicheremo la nostra lunga attesa. All'evento eccezionale di questa che potremmo definire un'odissea tecnologica verso l'ignoto, ci prepariamo con una trasmissione televisiva fuori dal comune. Da adesso e fino a domani sera, quando come tutti ci auguriamo gli esploratori lunari ripartiranno, imboccheranno la strada del ritorno, seguiremo istante per istante la conquista della Luna, questo viaggio che qualcuno ha già paragonato al viaggio di Colombo verso l'America o al viaggio dei padri pellegrini che sbarcarono a Plymouth Rock fondando la nazione americana. Le immagini che riceveremo in ore diverse durante queste 25 ore sono quelle che gli astronauti potranno o vorranno inviarci da questa distanza di 400.000 chilometri. Seguiremo poi le fasi del distacco della navicella lunare, dell'atterraggio sul suolo lunare, del lungo soggiorno di Armstrong e di Aldrin su quel corpo remoto e finora irraggiungibile. Veglieremo mentre essi dormiranno meritatamente in attesa di aprire la porta del loro veicolo e di scendere sulla Luna. Vedremo domattina, alle prime luci del nostro giorno, e sarà questo l'appuntamento più importante, vedremo, dicevo, nelle dimensioni domestiche, familiari del nostro televisore, insieme a un pubblico di oltre 1 miliardo di uomini, i primi incerti passi che un uomo come noi, abbia mai compiuto fuori dalla Terra, fuori dal suo ambiente naturale, su un altro corpo celeste. Seguiremo i loro esperimenti e infine assisteremo con trepidazione alla difficile fase della partenza e dell'inizio del viaggio di ritorno. Sarà una lunga attesa questa che ci porterà al coronamento dell'epoca iniziata solo pochi anni fa, con la luce dello Sputnik, con le voci incerte di Gagarin, di Glenn, forse le ricordate. Un'attesa questa alla quale ci dobbiamo preparare con pazienza e durante la quale possiamo discutere fra noi e ricavare insegnamenti da questi istanti storici. Vorremmo che questa domenica di luglio e soprattutto il lunedì, il giorno della Luna, che è domani, fossero per tutti noi anche un'occasione per un incontro col pubblico sparso in tutta l'Italia. Vorremmo riuscire, insomma, a comporre con voi una trasmissione che mostri anche gli italiani e i loro sentimenti dinanzi al più grande evento scientifico del Novecento. Accanto a me, Tito Stagno, Piero Forcella e Lello Bersani racconteranno questa cronaca straordinaria. Siamo collegati con 3 studi, oltre allo studio centrale di Roma, e cioè con Milano, Napoli e Torino. Ci collegheremo anche con Firenze, che è la culla dell'osservazione lunare. Da Houston, nel Texas, e da New York, i nostri corrispondenti ci invieranno continue notizie e aggiornamenti sulle fasi del volo. Saremo collegati con corrispondenti e inviati a Londra, a Parigi, a Bonn, a Madrid, a Hong Kong, nel Perù e a Mosca. Il pubblico potrà telefonare, come spiegheremo fra poco, da qualunque parte d'Italia ai nostri esperti, mentre in questo stesso momento squadre di operatori, di giornalisti, raccolgono le impressioni che ci trasmetteranno durante la notte degli italiani raccolti dinanzi alla televisione, nelle varie città e regioni. Giornalisti e tecnici sono già al lavoro accanto a me, sebbene non li vediate, e i tecnici di telespazio sono pronti a raccogliere le immagini della Luna ritrasmesse dai satelliti artificiali.
Saluto dunque a nome di tutti il vastissimo pubblico di oggi, di domani, gli esperti che ci aiuteranno e gli invitati che hanno preso già posto in questo studio. Anzi, facciamo una rapida visita ai nostri studi, cominciando proprio qui da Roma, ed è a Lello Bersani che cedo la parola. Grazie Barbato, siamo allo studio numero 3, dove stanno giungendo, perché ci sono ancora alcuni vuoti, gli invitati. Sono stati invitati ben 150 ospiti, tra essi in questo settore, qui i numerosi giornalisti, più tardi verranno anche i direttori di quotidiani. Ma l'aspetto più interessante degli ospiti questa sera sono i numerosissimi esperti e scienziati che sono stati invitati, di ben 28 rami della scienza che in qualche modo hanno a che vedere con questo eccezionale avvenimento. Sono da questa parte. E poi ci abbiamo anche altri ospiti che è bene che segnalare subito la vostra attenzione, Monica Vitti e Michelangelo Antonioni, che sono qui presenti. Dunque signori, a questo punto vorrei dirvi qualcuno dei rami della scienza, mi pare simpatico e curioso, che hanno a che fare con questo avvenimento. Esperti e scienziati di astronomia, astrofisica, fisica cosmica, meteoriti, fisica navigazione spaziale, nautica interplanetaria, selenologia, geofisica, geologia, medicina, medicina spaziale, fisica solare, dell'atmosfera, propulsione spaziale, calcolatori elettronici, costruzione di veicoli spaziali, elettronica e centro nazionale delle ricerche. Lo studio che vedete questa sera è particolarmente attrezzato per questa occasione, i posti per gli invitati, una grande pista centrale sulla quale si muoveranno le telecamere, in fondo un palcoscenico su cui durante la notte avverranno degli spettacoli di teatro e di teatro cabaret. Ma vediamo adesso gli altri studi con i quali ci collegheremo più tardi. Vorrei cominciare dallo studio di Milano. Ecco Milano, ecco, e lì si trovano altri invitati, altri scienziati ed esperti che saranno intervistati da Giorgio Vecchietti e Elio Sparano. Tra gli invitati di Milano, celebri scrittori, giornalisti e attori. Ecco, vedete anche a Milano un grande anfiteatro e un grande schermo, come qui a Roma, il famoso Eidofor, su cui verranno proiettate le immagini che ci giungeranno da Houston. Passiamo ora a Napoli. Ecco Napoli, questo è il grande auditorio del centro di Napoli. Napoli ha fatto il pieno e pensate, gli invitati sono più di 1000. L'auditorio per intenderci è quello di Senza Rete. Anche a Napoli scienziati, esperti, scrittori, poeti. Il conduttore dello studio di Napoli sarà Ennio Mastrostefano con la collaborazione di Luciano Lombardi. Passiamo ora a Torino. Ecco Torino. È lo studio, uno dei più grandi della RAI. Ecco qui vedete, questa è una costruzione di una commedia che andrà in onda e questa è la parte dello studio che è stato predisposto per questa trasmissione. A Torino anche lì altri invitati, esperti, sappiamo ci saranno anche numerosi sportivi, dei grandi nomi dello sport. Condurranno lo studio di Torino Ugo Zatterin e Paolo Fraiese. A Firenze, ecco, questo è Firenze, non è lo studio della RAI, è il Museo di Storia delle Scienze. Quello che vedete è una mappa di un'antica volta celeste. Il museo conserva il primo canocchiale con il quale Galileo Galilei, dopo averlo creato, osservò per primo a distanza ravvicinata alla Luna. Più tardi ve lo farà vedere Massimo Valentini, che sarà guidato nella visita al museo dal direttore dell'osservatorio di Arcetri. Ecco questa mappa dell'antica volta celeste. Ora per rompere il ghiaccio vorrei subito fare delle interviste. Ecco per esempio uno dei tanti esperti e scienziati, il professor Mannino, lei esattamente... Sono il direttore dell'osservatorio astronomico dell'Università di Bologna. Ecco, senta professore, lei come giudica gli astronauti? Degli uomini comuni o degli esseri eccezionali, straordinari? Beh, siamo nel campo della ricerca scientifica, quindi non ci sono né uomini comuni né uomini eccezionali, ci sono degli uomini che a un certo momento hanno fatto una ben precisa scelta, adesso conoscono bene il loro mestiere e compiono il loro dovere. Uomini comuni allora? Beh, non proprio comuni, insomma, neanche estremamente coraggiosi. Grazie professore. Ora vorrei andare da Alfonso Gatto, un poeta. Al poeta cosa si può chiedere? Cosa vorrebbe Gatto che gli astronauti mettendo piede sulla Luna trovassero? Una montagna a forma umana. Vorrei che l'erosione degli spazi, il freddo, il caldo, l'estremo freddo e l'estremo caldo avessero profilato, per dire così, raffigurato sulle rocce della Luna una strana immagine dell'uomo, per ricordare all'uomo che i suoi limiti, la sua figura è ancora il suo miglior patrimonio. Volendo andare poi per quello che di solito si suole chiedere ai poeti,
cioè appellarsi alla loro immaginazione. Io vorrei trovare sulla Luna le persone che mi sono più care. Vorrei sul mare della tranquillità, in una barca, trovare insieme con mia madre le ultime persone che ho amato di più. E li cito alla rinfusa, che stanno bene insieme. Giovanni XXIII, Marilyn Monroe, il dottor Schwartz e Luther King. Grazie, Gatto. Era il poeta, Alfonso Gatto. E andiamo un attimo da Monica Vitti, l'attrice più premiata dell'anno. Grazie di essere venuta, Monica. Una domanda semplicissima. Ci andresti sulla Luna? Certo, che quello che ha detto Gatto è meraviglioso, trovare Marilyn Monroe, trovare questa gente. Quello che si sa è che la Luna è più brutta della Terra. Dunque sarebbe bellissimo poter partire dalla Luna e trovare la Terra. Perché che bellezza arrivare qui e trovare un mondo così straordinario come quello in cui viviamo. Grazie Monica. Michelangelo Antonioni, ritornato dall'America, è un regista come Antonioni, la domanda è semplicissima, anzi è una non domanda. Cosa pensi della Benemini? Ma penso che questo viaggio sulla Luna, più che una conquista della scienza, sia da considerarsi come una naturale evoluzione della natura. La natura è così perfetta che dà all'uomo l'intelligenza necessaria per andare sulla Luna e forse oltre, certamente anche oltre. Faresti un film sulla conquista della Luna? Dovevo farlo. Ah sì? Nel 63 Kennedy mi aveva invitato alla Casa Bianca per fare questo film sulla Luna che io le avevo proposto tramite un comune amico e poi è morto e allora... Grazie Michelangelo. Per terminare, alcuni colleghi giornalisti, una domanda rapidissima. Gangarossa, scusa, secondo te lunedì sera, dopo la conquista della Luna, cosa cambierà sulla Terra? Speriamo di avere anche qui il mare della tranquillità che c'è sulla Luna. Grazie. Signori, a questo punto passo la linea a Milano. Noi siamo qui a Milano, al TV3 di Milano, che è appunto lo studio tecnicamente più completo d'Europa. Abbiamo oltre 1000 invitati che a turno assisteranno all'intera trasmissione fino a domani sera. Abbiamo scienziati, scrittori, giornalisti, attori, cantanti, giuristi, uomini di scienza, economisti, tutti i settori della scienza e una novità, una larga rappresentanza dei sindacati di Milano. Questa è la capitale del lavoro italiano, è giusto che fossero presenti a questa festa lunare. Vogliamo cominciare con qualche brevissima intervista. Qui abbiamo Guido Piovene. Parlavamo un poco, perché noi giornalisti poi diciamo prima un po' più o meno quello che si potrebbe dire, gli esseri extraterrestri, non parliamo della Luna, di Armstrong, degli altri. Tu pensi che ci siano questi esseri extraterrestri o no? Ma senti, io tutte le volte che leggo qualche cosa che dicono gli scienziati su questo argomento, ho sempre l'impressione che in quel momento finiscano di essere degli scienziati per diventare delle persone che parlano secondo i loro desideri. Evidentemente questa faccenda degli esseri extraterrestri, delle civiltà non umane, ma simili a quelle umane o superiori all'umano, eccetera, eccetera, di cui si parla, è una questione ideologica e non scientifica. Le risposte almeno sono ideologiche e non scientifiche, cioè, in poche parole, la risposta corrisponde all'ideologia di ciascuno. E evidentemente fa parte di un'ideologia più democratica il credere che tutto il cosmo sia popolato, il pensarlo, il desiderarlo, una specie di democrazia cosmica. Invece la risposta contraria, il mondo, l'universo è deserto e c'è solo l'uomo, corrisponde ad un desiderio d'antropocentrismo, l'uomo che ritorna a centro di tutte le cose, è una specie di riviviscenza del sistema tolemaico sotto altra forma. Ecco, scusami, grazie Piovene, devo per ora interrompere i collegamenti, la fila dei collegamenti con gli studi, restituirò la linea fra poco. Per ora devo dare rapidamente le ultime notizie prima di collegarci con Houston, perché siamo vicini a una fase cruciale del volo. E vorrei dire appunto le ultime notizie, entriamo nel vivo della cronaca. La prima importante manovra del giorno J, così è stato chiamato dai tecnici della NASA, il giorno della conquista della Luna, è perfettamente riuscita. Il modulo lunare, il cosiddetto LEM, come sappiamo, ha dispiegato le sue quattro zampe che si poseranno sul suolo lunare e il LEM così è pronto a scendere nella zona prevista per l'atterraggio, che è una piccola pianura nel mare della tranquillità. Il LEM è tuttora attaccato alla cabina dell'Apollo 11, se ne distaccherà poco prima delle 20, manca pochissimo per cominciare
la discesa verso la Luna. Prego la regia in qualunque momento di interrompermi se c'è il collegamento con Houston. Nel modulo lunare sono già ai loro posti di comando Armstrong e Aldrin, i due uomini che domani mattina, se tutto andrà bene, scenderanno sulla Luna. È stato Aldrin per primo a raggiungere il LEM, ha potuto accertare che tutti gli strumenti funzionano alla perfezione, successivamente è entrato nel modulo lunare Armstrong. Quando il LEM comincerà a planare verso la Luna, sarà Aldrin a doverne assicurare la rotta secondo i piani di volo e Armstrong comincerà intanto a prepararsi allo sbarco. Scusate, mi chiamano. Ecco, benissimo, allora mi dicono che c'è Orlando in linea, passo la parola a Stagno per il collegamento. Bene, io vorrei dirvi che era previsto dal programma di volo che il LEM, la navicella lunare con Aldrin e Armstrong, si staccasse dalla navicella principale pilotata da Collins alle 19.50 ora italiana, quindi esattamente tra 2 minuti se non vado errato. 47. Benissimo, ora invece c'è un certo anticipo e Ruggero Orlando ce lo comunica da Houston. Allora Ruggero, è avvenuto o sta per avvenire questo attacco? Dunque, era tutto programmato che ai 23 minuti, parlo solo di minuti perché ci sono 7 ore di differenza tra voi e noi, è vero che approssimativamente ai 23 minuti... Cioè 19, scusami, alle 20 meno 13 minuti. Sì, no, ai 23 minuti, alle vostre ore... alle 19.23 vostre, sì, approssimativamente iniziava la 13ª rivoluzione. Ai 47 minuti, cioè alle 19.47, è aspettato adesso, cioè 1 minuto e 20 secondi fa dovrebbero essere separati. Ma in questo momento è uscito da dietro la Luna l'astronave, e per conseguenza aspettiamo la voce degli astronauti che ci confermano come questa cosa sia avvenuta, come il distacco tra i due veicoli, tra le due navicelle, come dici te giustamente, sia avvenuto ai 47 minuti, vale a dire a 1 minuto e 50 secondi fa. Quindi fino a poco fa le comunicazioni radio con la navicella Apollo erano interrotte perché l'Apollo si trovava dietro la faccia nascosta della Luna. Ecco, comincio a sentire la voce. Sentiamo. Il distacco è confermato. Il distacco è confermato, quello che si dice l'undocking. Quindi avete sentito Orlando, il distacco è confermato? È confermato. E allora avremo un volo di conserva adesso. Quindi ecco, i due veicoli spaziali. Aspetta, in questo momento dovrebbero arrivare adesso le voci degli astronauti. Quindi i due veicoli spaziali continueranno per un po' a percorrere la stessa orbita lunare a una decina di metri di distanza l'uno dall'altro, poi pian piano si allontaneranno. La separazione è attesa. La separazione, l'allontanamento, cioè la manovra indipendente di Aquila, come si chiama la navicella lunare, si aspetta qui alle ore 19.10 che sono le vostre, 9.7 che sono... Dov'è? Dunque, Houston ha chiamato Aquila, ha chiamato Eagle, così si chiama il LEM, il modulo lunare. Attendiamo di udire la voce degli astronauti. Come sapete, Collins, volando ora di conserva, volando a una decina di metri dal LEM, continua che tutto nel LEM sia certa, che tutto nel LEM sia a posto, e in particolare le zampe del LEM, quelle che dovranno posarsi alle 22.16 di stasera sulla superficie del nostro satellite. Novità, Orlando? Per ora niente, mi sento il rumore, è vero, della trasmissione, è vero, del segnale, ma ancora proprio la voce degli astronauti non... Eccola, la sentite voi lì? Ecco, sento dei parametri. Enunciano in questo momento dei parametri, sono venuti fuori dalla Luna, perciò dovremmo avere la conferma totale che i due, che Aquila si è separato da Columbia, essendo Columbia la carlinga di comando,
dell'Apollo 11 e Aquila essendo quello che hanno definito anche il ragno o Snoopy in altri voli e che ora si chiama Aquila e che il modulo, come si dice in gergo, vale a dire la navicella, il veicolo di allunaggio. Stiamo manovrando, hanno comunicato dall'EM, dal modulo di comando. Cominciano ad arrivare le voci, le comunicazioni radio sono tuttavia un po' disturbate. Non credo, forse... Come vi ha detto Collins, sta intanto osservando con particolare attenzione il carrello di atterraggio del modulo lunare per accertarsi che le gambe siano uscite completamente. Beautiful view, che bella visione, questa è la voce che è arrivata dallo spazio. Non sappiamo se da Collins oppure dai suoi due compagni di volo a bordo del modulo lunare, le comunicazioni continuano a essere disturbate. Ai 39 minuti e 50 secondi dovrebbe avvenire la separazione tra i due veicoli, praticamente l'inizio della discesa di Armstrong che va oltre il al momento attuale stanno volando di conserva. Continuiamo a sentire da, e pare che sia Collins, non in due, e pare che sia Mike, l'astronauta nato a Roma, che sta dandoci i parametri della, dell'orbitamento congiunto tra i due, è vero che stanno volando in formazione. Adesso il compito di Mike Collins è di garantire agli altri, approfittando di questo distacco, e anzi una delle ragioni di questo volo in formazione dei due è proprio questo, è vero, Collins guarda dal di fuori il LEM Aquila, Orlando, il veicolo da lunaggio, e garantisce a tutti gli altri che non ci sono difetti. Cioè Ruggero? Sì. E da Houston c'è prima giunta notizia che ci sarebbe un leggero ritardo nell'atterraggio. La notizia è giunta poco fa. Ora la chiedo immediatamente. Abbiamo intravisto sul nostro schermo per un attimo Samuel Phillips, che è il direttore del progetto Apollo. No, quella è un'intervista che abbiamo registrato prima. Ecco, sono io tra gli intervistatori, una intervista registrata 2 ore fa. E la state ricevendo, anzi se la prendete. Se la prendete lì l'Eurovisione che ve la trasmette, un'intervista collettiva fatta da lui con un gruppo di noi giornalisti europei. Ma quindi sono notizie superate? No, non credo che ci sia ritardo affatto nel momento del contatto tra LM e la Luna. Guarda gli altri apporti ora. Semmai dicono ci potrebbe essere un anticipo di 4 minuti. Ma sei sicuro? No, ma sì, l'ha detto. Sì. Semmai un anticipo. Scusa Ruggero, scusa Tito. Io dico che a questo punto possiamo ripassare, siamo in debito con gli studi, in attesa delle notizie che mi pare tardino, possiamo ritornare allo studio di, abbiamo fatto Milano, possiamo chiamare Napoli mi pare, pronto? Sì, qui a Napoli sono Mastro Stefano, ecco questo. Scusa, è... poi passa alla fine la linea a Torino. Sì, grazie. Vi parlo dal grande auditorium del centro di produzione della RAI di Napoli, dove naturalmente sono anche qui degli esperti, uomini di scienza, uomini di cultura, e c'è in più un pubblico di oltre 1000 persone, che è un po' uno spaccato della città. Vi dicevo degli esperti, non è possibile naturalmente presentarli subito in questa sede uno per uno, lo faremo, speriamo, nel corso di questa trasmissione fiume, ascoltandoli ogni volta. Sono biologi, sono... geologi, sono anche archeologi, e non sembri strano qui la presenza di archeologi quando si parla di Luna, e naturalmente ci sono giornalisti, ci sono scrittori. Mi sembra che due domande sarebbero da farsi in questo momento mentre si avvia questa trasmissione fiume e mentre anche sta per giungere a compimento
a felice compimento, naturalmente ci auguriamo tutti, questa missione Apollo sulla Luna. Due domande: in quali condizioni d'animo noi tutti, l'umanità, affronta questo momento, queste ultime ore della missione fino alla Luna? E poi ancora, che cosa ci aspettiamo, che cosa l'umanità si aspetta da questo viaggio, da questa missione? Io comincerei da uno scrittore, da Domenico Rea, sentire qual è la condizione d'animo in cui egli si accinge a vivere queste prossime ore. Io certo provo una profonda ammirazione per questa grande conquista, la stessa che avrei provato se fossi stato un contemporaneo di Colombo, anche se in Colombo si univa insieme con l'uomo di scienza, l'eroe, questi sono gli astronauti, sono degli uomini teleguidati, quindi non riesco a vedere come degli scopritori, come degli Ulisside. Ciononostante questa impresa è un'impresa temeraria, quasi una sfida extraterrestre, darà certamente la prova della nostra solitudine terrestre, quindi più che mai riproporrà il problema dell'uomo, il discorso sull'uomo, sulla fratellanza, addirittura dico che noi dovremo ritornare a certi problemi religiosi. Grazie. Mi sembra che questo sia così, non una visione pessimistica, tutt'altro che pessimistica, anche se non si aspetta di incontrare un fratello cosmico così sulla Luna o più in là, nel sistema solare o ancora più in là. L'altra domanda, cioè che cosa ci aspettiamo, vorrei porlo a un uomo di scienza, a un geologo. I geologi sono direttamente interessati a questa missione perché Armstrong e Aldrin porteranno dalla Luna dei campioni di suolo lunare, porteranno dei sassi, della cenere, della polvere, che a moltissimi di noi non direbbero nulla, ma ai geologi dicono, credo, molto. Ecco, che cosa lei, come tutti i suoi colleghi geologi, vi aspettate da questo viaggio? Beh, noi ci aspettiamo, è ovvio, la conferma di talune teorie che attraverso il tempo si sono andate formulando circa l'origine e la composizione, ma circa l'origine della Luna, vero? Se sia un brandello di terra strappato o se sia un corpo captato per gravità terrestre dallo spazio. La composizione, beh, più o meno possiamo aspettarci quale possa essere, in quanto si sa l'uniformità della composizione. Comunque c'è molta ansia certamente, beh, nella vostra attesa. Grazie, Mastro Stefano. Scusami, prima di passare la linea a Torino. Sono le 8 e Bersani deve dare un annuncio, mi pare. Sì, dunque si tratta di richiamare l'attenzione di tutti voi che ci state ascoltando e vedendo. Da questo momento voi potete telefonare a Roma, al numero 3131, esattamente, sì, proprio quello, il numero della famosa trasmissione radiofonica del mattino. Naturalmente chi vuol servirsi della teleselezione deve formare il prefisso 06. Potete telefonare per domandare quello che volete sul grande avvenimento che stiamo vivendo. Naturalmente potete domandare cose semplici, complicate, più tecniche, e potete anzi, se volete, fare i nomi degli esperti o degli ospiti che sono qui nei nostri studi e dai quali vorreste avere una risposta. Quelle signorine che voi vedete sul fondo sono, le abbiamo chiamate le signorine filtro, sono coloro che prenderanno le vostre telefonate, le filtreranno a noi, in quanto è ovvio che non possiamo trasmettere tutte le telefonate che arriveranno. Naturalmente sceglieremo quelle telefonate che possono accontentare la maggior parte del pubblico che ci ascolta e non soltanto una parte di esse. Quindi da questo momento telefonate al 3131 facendo il prefisso 06 se siete fuori Roma, e l'appuntamento con voi per questo dialogo tra voi e noi, per queste risposte ai vostri quesiti, sarà verso 00:10. Grazie. A te Barbato. Sì, grazie. Dunque, prima di tornare a Torino, volevo soddisfare subito una piccola curiosità di alcuni. Che fine ha fatto la sonda sovietica Luna 15? Bene, la sonda sovietica si è avvicinata alla superficie della Luna. Si trova, secondo il professor Bernard Lowell, il direttore di Jodrell Bank, a circa 32 chilometri dal satellite della Terra. Tuttavia, sebbene questo dato sia abbastanza impressionante, sebbene questa sonda sovietica si trovi molto vicina alla superficie e all'equatore lunare, molto più di quanto non fosse nell'orbita precedente, Sir Lowell sostiene che l'eventualità che atterri sulla Luna si fa di momento in momento più improbabile. Comunque, staremo a vedere e passo la parola a Torino. Pronto, Torino? Eccomi, buonasera. Siamo nello studio 1 di Torino, che me lo consenta il collega Vecchietti, è il più grande d'Europa. Abbiamo sottratto un certo spazio a quelle costruzioni per una commedia che è in corso di allestimento, per poter anche noi invitare circa 150 ospiti, tra i quali appunto vi sono uomini di scienza, uomini di cultura, esponenti della città, anche sindacali, e amici, e molti amici. Anch'io adesso vorrei rivolgere qualche domanda a qualcuno di questi amici.
e forse sceglierai come primo il professor Aurelio Robotti, docente di missilistica al Politecnico qui di Torino, e nel 1957, ai primi del 58, gennaio 58, fece una trasmissione televisiva dal titolo Gli uomini nello spazio, e nel corso di quella trasmissione lei disse: entro il 70 gli uomini arriveranno alla Luna. Ha sbagliato di poco. Ora io vorrei chiederle: questa data era una data buttata lì, così, oppure era frutto di un calcolo ragionato, di una ragion veduta, rigorosa? Beh, le profezie sono sempre azzardate, ma qualche volta, come lei vede, si azzeccano. Allora si era al tempo dei primissimi satelliti artificiali. Io valutai in 3 o 4 anni il tempo necessario perché la tecnologia acquisisse il progresso necessario per passare dalla velocità orbitale, che allora si era già raggiunta, 28.000 km all'ora, alla velocità di fuga, che è quella quasi necessaria per arrivare sulla Luna. E poi valutai in altri 7-8 anni il tempo necessario perché la tecnologia acquisisse i progressi necessari per costruire delle capsule abitabili da uomini e suscettibili di essere fatte scendere sulla Luna. Non ho sbagliato. Quindi, molto. Un miracolo calcolato. E qui abbiamo sempre nel nostro studio un altro conquistatore di misteri. Abbiamo Achille Compagnoni, lo scalatore del K2. A mezzogiorno stava in vetta al Cervino e adesso è qui con noi. Io vorrei chiederle questo: le emozioni che si provano di fronte all'ignoto certamente sono diverse, quelle degli astronauti e quelle di uno scalatore. C'è da fare le debite proporzioni tra le due imprese, però sono sempre le emozioni di chi raggiunge l'ignoto. In quel momento la sua vita che cosa contava? Io devo dire che la vita in quel momento, la nostra vita non conta niente. Niente, solamente il nostro scopo è quello di raggiungere la vetta e poi, anzi dovrei dire forse anche in questo momento, forse è stato disumano quello che si pensava. Il ritorno non era calcolato, era quello di raggiungere, di arrivare, sapere che noi eravamo arrivati, e poi la nostra vita in quel momento, anche se non aveva scopo di ritorno, non aveva nessuna importanza. Non aveva nessuna importanza a tornare indietro, bastava raggiungere la meta. Quella è la cosa più grande. Grazie, compagnone. Il collega Faiese forse vuole farsi una domanda. Grazie, una domanda brevissima a Carlo Frutero, che dirige una collana di fantascienza. Tra meno di 3 ore l'uomo arriverà sulla Luna. Secondo lei è finita la fantascienza? È finita la fantascienza ottocentesca, la fantascienza verniana, l'altra fantascienza, quella delle code sulla autostrada del Sole, ce la terremo per sempre, credo. Quindi continuerà la fantascienza. Grazie. E una domanda altrettanto breve a uno sportivo che abbiamo qui, a Livio Berruti, olimpionico. Livio Berruti, secondo lei, Berruti, cosa vede in questa conquista della Luna? Come sportivo? Beh, come sportivo direi che sarebbe il terreno ideale per fare dei record difficilmente ripetibili sulla Terra, specialmente nella gara di salto e di scatto si otterrebbero dei risultati strepitosi. E per l'ossigeno come farebbe? Beh, visto che tutto pesa molto meno, si potrebbe anche caricarsi una bomboletta sulle spalle. Grazie, Berruti, e restituiamo la linea a Roma. Sì, dunque, non ci sono altre notizie radio da Houston, ma la regia mi comunica che abbiamo immagini inviate da Michael Collins. Pregherei di passare queste immagini e pregherei Tito Stagno di commentarle, o Piero Forcello. Ecco la Terra, vista. Ecco la Luna, scusate, vista da 110 km di altezza. Collins, come ci ha detto Orlando, sta ora percorrendo la 13ª orbita intorno alla Luna. Actually,
A destra in basso, il cratere Shikar. Siamo... accanto al cratere Shikar, un grande picco. Come sapete, sulla Luna i rilievi raggiungono altezze anche di 8-9 mila metri. La Terra, dicono, ricevuto. Vediamo bene il picco centrale e ora lo vedete anche voi. Fanno il nome di un altro cratere, lo chiamano il cratere Shikar 10, numero 10. È una zona molto accidentata. Un altro nome di cratere, Devinsky. Guardando giù dal finestrino, dice Collins, posso vedere un piccolo cratere sul fondo di questo Shikar 10, di questo Shikar 10. Sono evidentemente riferimenti convenzionali. Ripetiamo, sono immagini inviate a terra dalla navicella principale, che ora è pilotata dal solo Michael Collins. Aldrin e Armstrong si sono già separati con il veicolo lunare e tra pochi minuti dovrebbero iniziare la manovra di discesa, inserirsi cioè su un'orbita ellittica con un punto minimo di altezza dalla superficie lunare di 15 km e quindi a un certo punto iniziare l'ultimo balzo verso la Luna. Continua la descrizione del paesaggio lunare. Collins, di solito riservato, fornisce ora una serie di particolari alla base di Houston. Ha parlato in questo momento, ecco il cratere Maskelyne. Si vede molto bene al centro, spostato un po' sulla destra rispetto al nostro schermo. Ancora un nome, Deschi. Molti di questi crateri sono stati battezzati dagli astronauti dell'Apollo 8 e dell'Apollo 10 nei voli intorno alla Luna del dicembre scorso e del maggio scorso. Ecco, con lo zoom, con l'obiettivo della piccola telecamera di bordo, ogni tanto ci si avvicina alla superficie lunare. Collins, ripeto, la sta sorvolando a 110 km di altezza. Siamo sulla zona equatoriale della Luna, la navicella attraversa successivamente l'oceano delle tempeste, il Sinus Estum, il Sinus Medii, il mare della tranquillità, dove è appunto il punto di atterraggio. Ed infine il mare della fecondità. Dovremmo ora essere nella zona del Sinus Medii e avvicinarsi a una regione piuttosto accidentata. Strani i nomi dei rilievi e dei crateri. Wewell, Agrippa, Dionysius, Cayley. Sempre sorvolata la zona prossima al punto scelto dagli astronauti dell'Apollo 11 per l'atterraggio. Le comunicazioni tra il centro di controllo di Houston
e la navicella pilotata da Collins sono buone? Sapremo tra poco se sono altrettanto buone le trasmissioni tra il veicolo lunare e la navicella principale e il veicolo lunare e la Terra. Ecco, ecco, siamo in vista della regione scelta per la discesa. A 6 minuti da questo momento, ha detto Collins, dovranno iniziare sull'EM la manovra di discesa. Questo è il cratere MacLear, a sinistra in alto. L'astronauta sta ora descrivendo una serie di depressioni. Ecco, ci si avvicina al terminatore. È alla zona d'ombra. Siamo ormai vicini all'orizzonte lunare. Collins, durante le 2 ore che dura ogni orbita, sarà in collegamento radio diretto con i suoi compagni per circa 13 minuti, cioè per il tempo in cui sorvolerà il punto in cui Aldrin e Armstrong saranno atterrati. Ci è sembrato di sentire il nome Plinius. Anche questo è il nome di un cratere e dovrebbe essere quello che vedete in basso sulla sinistra. Ancora un nome, Janssen MacLear. Gli astronauti conoscono perfettamente la superficie lunare. Superficie lunare che del resto è stata fotografata ed anche analizzata dalle sonde che americani e sovietici hanno inviato sul nostro satellite. E ora della Luna, del paesaggio che stiamo sorvolando, vi parla Piero Forcella, che è qui accanto a me. L'Apollo 11, cioè Collins, sta sorvolando tutta la fascia equatoriale della Luna, dove in una fascia compresa tra i 10 gradi nord e i 10 gradi sud. È su questa fascia che si snodano le 5 zone di allunaggio, cioè di atterraggio sulla Luna, previste dagli scienziati della NASA per i futuri voli anche degli altri Apollo. 5 zone, 2 delle quali si trovano nel mare della tranquillità. Nella seconda scenderanno domani mattina, cioè stasera scenderanno, domani mattina usciranno Aldrin e Armstrong. Anche la zona numero 1 si trova nel mare della tranquillità, mentre intanto continuiamo a vedere questo sorvolo che è veramente molto molto bello. Soprattutto Collins descrive i colori di questo paesaggio molto strano, e fortunatamente gli scienziati qua presenti in studio possono vedere anche loro queste immagini a colori e rendersi forse meglio conto di che cosa sia questo paesaggio lunare. Ecco, sono sul landing site, sono sulla zona di atterraggio, la numero 2, sta dicendo Collins.
dove questa sera alle 22.14 scenderanno Aldrin e Collins a bordo dell'EM. Si trova, come dicevamo, nella regione dell'Oceano della Tranquillità, 100 km dal cratere Sabin e a 190 dal cratere Maestlin che abbiamo visto prima. 23 gradi 37 primi est, 0 gradi 45 primi nord. Siamo sul cratere Secchi, sta dicendo Collins. Diciamo, questa zona si trova sulla superficie lunare a 3000 metri di quota ed è una pianura di forma quasi ellittica, i cui assi sono lunghi dai 7000 e 18000 km. Per il primo atterraggio la NASA ha dato la preferenza proprio a questa zona rispetto alla numero 1 individuata il 24 dicembre scorso da Armstrong e i suoi due compagni dell'Apollo 8. Questa zona si trova nella regione sud-occidentale del Mare della Tranquillità ed è più vasta del luogo scelto inizialmente, con il margine di errore relativamente alto causato dai punti nei quali la densità lunare è maggiore, tanto che modifica il campo gravitazionale. La sicurezza dei piloti dell'Apollo 11 è quindi maggiore. Il paesaggio, dice Collins, è dal grigio al beige, e quindi possiamo vederlo anche qui, anche se i colori siano un po' forzati. Qui non è possibile, zona piuttosto accidentata. Ecco, sta facendo degli apprezzamenti sulla natura di questo terreno, perché praticamente tutta la superficie lunare è costellata di queste. Sono, dice la base, che sono 25 minuti continui di questa trasmissione che sta effettuando Collins in orbita a 110 km dalla Luna, mentre Armstrong è... sta dicendo, questo è il punto... Sì. Questo è il punto dove... Dicevamo che queste sono immagini che ci ha mandato Collins, mentre Armstrong e Aldrin stanno scendendo verso il punto di atterraggio a bordo del veicolo lunare. Atterreranno questa sera alle 22.14 e ancora non è sicuro se anticiperanno o meno l'uscita di domani mattina, che era prevista per le 8.14, se non sbaglio. Questo sta dicendo Collins, e appunto il punto in cui Aldrin e Armstrong dovranno accendere il motore di discesa. Per iniziare cioè la discesa finale. Alla base c'è l'astronauta Conrad, che sta seguendo queste immagini a Houston. Pete Conrad è anche il futuro comandante dell'Apollo 12, della prossima missione Apollo. Probabilmente nella prossima missione Apollo l'esplorazione della Luna sarà più lunga. Ecco, per ricollegarmi a quello appunto che dicevi, Stagno, la prima parte appunto della discesa dell'EM è cominciata con il suo rallentamento e la sua discesa al punto più vicino della Luna per una nuova orbita a forma di ellisse molto allungata. Siamo ormai vicini alla zona in ombra della Luna. Ripetiamo, Collins compie un giro del nostro satellite ogni 2 ore. Ancora nomi di crateri. Lamont.
Arago, Manners. Ha fatto il nome, Collins, Chudney, riferendosi all'immagine sulla sinistra, ha detto che è vicinissimo al Murchison e siamo vicini infatti al Sinus Medi. Ripete l'astronauta, ci stiamo avvicinando a una zona di minore luminosità. Rispondono da Houston, nonostante la luminosità piuttosto bassa, da terra riceviamo immagini abbastanza buone. Tieni tutto aperto il diaframma, questa è una buona immagine. Ancora nomi di crateri, Iginus. Immagini sempre più scure. Su queste immagini vi ripetiamo le ultime notizie. Iniziata la manovra di discesa del modulo lunare con a bordo Armstrong e Aldrin, Collins è tutto solo sull'astronave madre, dopo aver controllato dagli oblò che tutto al bordo del ragno lunare funziona perfettamente, soprattutto che sono regolarmente uscite le zampe con le quali il ragno, o Eagle, l'aquila, ormai non si sa più come chiamarla, si poserà tra qualche ora, intorno alle 22:15, sulla superficie lunare. Ecco il centro di controllo di Houston. E questo è il cuore della missione ed ecco il collegamento è terminato. Bene, questo è naturalmente solo il prologo della lunga attesa che ci porterà domattina alla passeggiata spaziale. Ora tocca a me annunciare un rapido ritorno sulla Terra. È il momento delle notizie, è l'ora dell'appuntamento serale con le notizie del telegiornale. Il telegiornale si svolgerà eccezionalmente in questo stesso studio, perciò fra poco lasceremo il posto ai nostri colleghi e il telegiornale è preceduto, come è d'obbligo, dalla pubblicità. Buonasera, questa edizione del telegiornale è inserita nel programma speciale di 25 ore consecutive dedicato al primo sbarco umano sulla Luna. Vi ricordiamo che la navicella lunare, il LEM, con a bordo i due astronauti Armstrong e Aldrin, si è distaccata da Apollo 11 alle 19:47 ora italiana, durante la 13ª orbita. La separazione è avvenuta quando il treno spaziale si trovava dietro la faccia nascosta della Luna. Tutte le comunicazioni radio in quel momento erano interrotte. Pochi minuti dopo, il LEM e Apollo 11, ormai separati, sono apparsi sopra la faccia evidente della Luna e la manovra era quindi riuscita. Alle 20:58 la navicella lunare con i due pionieri dello sbarco sulla Luna dovrebbe cominciare la discesa verso il satellite della Terra e dovrebbe toccare il suolo lunare alle 22:17 nella zona di sbarco numero 2, nel settore sud-occidentale del Mare della Tranquillità. Apollo 11 con il terzo astronauta Collins ruota attorno alla Luna ad una distanza di circa 112 km dalla superficie lunare, in attesa di recuperare il LEM che dopo che Armstrong e Aldrin avranno compiuto la loro missione.
circondata da mistero, gira attorno alla Luna anche la nave spaziale sovietica Luna 15, che ha cambiato di nuovo orbita e si è avvicinata alla superficie della Luna. Ora vedremo le immagini trasmesse questa notte dagli astronauti, è stata la loro ultima trasmissione. Questo che vedremo ora è il LEM, ecco, vediamo il LEM. I tre astronauti, in un primo esame all'interno della navicella compiuto ieri sul tardi, un esame che è durato circa 2 ore, avevano constatato che tutto era in ordine. Dopo l'ispezione, gli astronauti avevano cenato con carne in umido, noce di cocco, crema di banana e succo d'uva. Quindi si erano addormentati. Hanno dormito assai meno delle 9 ore previste, cioè 5 o 6 ore. Hanno poi indossato gli scafandri per lo sbarco. Alle 15.17 Aldrin è passato da Apollo 11 al modulo lunare e un'ora dopo è stato raggiunto da Armstrong. Queste ancora sono invece le immagini della superficie lunare. Queste immagini sono servite agli astronauti anche per prendere ulteriore familiarità con le caratteristiche della zona nella quale sbarcheranno, nel mare della tranquillità. La zona è stata scelta perché è priva di grandi montagne e di profondi crateri, ciò che serve sia allo sbarco sia al ritorno dell'EM verso il ricongiungimento con Apollo 11 e il successivo ritorno a Terra. Anche i tre astronauti di Apollo 11, come quelli di Apollo 10, hanno detto che la Luna ha un colore grigio, sembra di gesso. Il panorama desolato si rianima quando la luce solare ha un'angolazione bassa e fa risaltare i rilievi, ed ecco così la vediamo anche noi. Queste sono le ultime impressioni a distanza. Tra poco Armstrong e Aldrin avranno contatto diretto con il suolo lunare. Tutti gli sguardi sono dunque rivolti alla Luna. Conosciamo ogni dettaglio dell'impresa di Apollo 11. Ancora sconosciuti invece sono gli scopi della nave spaziale sovietica senza equipaggio Luna 15. La NASA ha comunicato che è stata corretta l'orbita di Luna 15, i parametri dell'orbita sono ora altezza massima dalla superficie della Luna 110 km, minima 16 km, periodo di rotazione 1,54 minuti. Il direttore dell'osservatorio astronomico di Jadwell Bank, Lowell, ha confermato che Luna 15 ha modificato la sua orbita attorno alla Luna. Esiste quindi ancora la possibilità che la stazione automatica sovietica tenti l'atterraggio sulla Luna. Tra le molte ipotesi che si fanno c'è quella del quotidiano jugoslavo Borba, secondo il quale Luna 15 potrebbe essere soltanto la prima parte di una più grande stazione orbitale che verrebbe formata nell'orbita lunare con il montaggio automatico delle varie parti. Bene, lasciamo questo affascinante argomento della conquista della Luna e diamo uno sguardo, un rapido sguardo alla situazione politica interna, dove naturalmente il fatto centrale è l'attività del presidente incaricato Rumor per la soluzione della crisi di governo. Le dimissioni del governo di centrosinistra in seguito alla scissione socialista sono di 15 giorni fa ed è da una settimana che Rumor ha ricevuto il reincarico dal presidente Saragat. Novità da registrare oggi non ce ne sono. Se stiamo alle deliberazioni e agli documenti ufficiali dei partiti, i partiti di centrosinistra risultano ancora fermi sulle posizioni che hanno illustrato quando sono stati consultati dal presidente incaricato Rumor, il quale ha il proposito appunto di formare un nuovo governo con questi partiti, un nuovo governo di coalizione di centrosinistra. Democristiani e socialisti del PSI sono d'accordo per ricomporre questa nuova coalizione. I repubblicani sono disposti ad appoggiarla ma dall'esterno e i socialisti del PSU sono tendenzialmente favorevoli ad un monocolore, ad un governo di soli democristiani, ma del monocolore è soprattutto la Democrazia Cristiana che non vuol sentir parlare. Comunque sia, saranno le prossime ore ad indicarci quale direzione prenderà lo sviluppo di questa crisi di governo. Rumor che anche oggi, nonostante la giornata festiva, ha continuato in questi suoi contatti informali, ha visto prima il segretario del PSU Ferri e successivamente si è incontrato con il segretario del PSI De Martino. Dopodomani intanto si riunisce alla Camera, ma è una seduta che non ha niente a che fare con questa crisi governativa, si tratta di una convocazione straordinaria per consentire la tempestiva convalida di una serie di decreti che, se non fossero convalidati in tempo, decadrebbero.
Tra l'altro si tratta del recente aumento di alcuni tipi di sigarette. I deputati discuteranno anche la legge che aumenta l'assegno mensile degli statali e anche la proposta di prorogare i termini alla commissione d'inchiesta sul SIFAR. Per questa inchiesta la commissione si è trovata di fronte ad un lavoro più complesso di quanto non prevedesse, quindi ha chiesto una proroga dei suoi lavori. Per gli stessi adempimenti poi la prossima settimana si riunirà anche il Senato. Il pericoloso ciclo delle rappresaglie e contro-rappresaglie fra Egitto e Israele ha subito oggi una escalation piuttosto decisa, portando la situazione a uno stato di incandescenza senza precedenti dopo la guerra dei sei giorni del 67. Israele sta attaccando dalle 2 del pomeriggio con decine di aerei Skyhawk e Mirage installazioni militari egiziane a Porto Said, Porto Fuad, El Tina, El Kap, El Kantara. L'aviazione egiziana, si annuncia al Cairo, ha ricevuto alle 5 l'ordine di far fronte a ogni attacco aereo e di bombardare a sua volta le posizioni israeliane sulla riva orientale del canale e all'interno del Sinai. Precedentemente gli egiziani, secondo notizie da Tel Aviv, avevano rifiutato di obbedire al cessate il fuoco chiesto dagli osservatori delle Nazioni Unite e condizionatamente accettato da Israele. Perciò, e questa è una notizia di fonte israeliana, l'aviazione di Israele continua i bombardamenti a nord di El Kantara. Una nuova richiesta è stata formulata più tardi dagli osservatori delle Nazioni Unite, non sappiamo ancora se è stata accolta. Il Cairo annuncia che gli israeliani hanno perduto 13 apparecchi. Gli israeliani dicono che i piloti di Israele hanno abbattuto 5 apparecchi egiziani e che 2 aerei israeliani sono andati perduti, ma i piloti si sono salvati. Lungo 100 chilometri del canale, da molte ore le artiglierie si bersagliano a vicenda. Israele ha colpito duramente in 2 tempi sul canale. Queste sono le immagini di repertorio appunto della zona. Dopo mezzanotte, attaccando l'isoletta fortificata di Green o Kadra a sud e nel pomeriggio, come si è detto, iniziando il carosello aereo sul nord. Gli egiziani aspettavano l'azione della notte come ritorsione all'incursione loro del 10 luglio. Israele ha scelto la piccola isola artificiale di Kadra che controlla l'ingresso meridionale del canale. Da una decina di imbarcazioni i commandos israeliani sono sbarcati nell'isola fortezza, difesa da, normalmente da 70-100 egiziani, l'hanno occupata per 50 minuti distruggendo posizioni antiaeree, nidi di mitragliatrici e un impianto radar. Queste le notizie date dagli israeliani che hanno ammesso perdite elevate, le più alte in una singola azione dopo la guerra del giugno 67, 6 morti e 9 feriti. La versione egiziana è diversa. La missione ha fallito il suo scopo, le postazioni di artiglieria non sono state distrutte, i morti israeliani sono almeno 30 e 2 le loro imbarcazioni affondate. L'operazione è stata troppo costosa per il nemico, si afferma al Cairo, perché possa essere considerato un successo dallo Stato Maggiore e dall'opinione pubblica israeliana. Gli avvenimenti militari di oggi, come si è visto, hanno causato una decisa escalation. Il meccanismo frenante degli osservatori dell'ONU è all'opera, come tante volte è avvenuto in circostanze pericolose negli scorsi mesi. Le prossime ore dovrebbero portare, almeno così si spera, a un arresto delle operazioni militari. Ecco le immagini riprese nel Massachusetts dopo l'incidente nel quale è stato coinvolto ieri Ted Kennedy. Questa è l'automobile dalla quale il senatore è uscito illeso, mentre la donna che gli era accanto è morta. La vettura è precipitata, capovolgendosi nelle acque di uno stagno profondo 3 metri. Nella telefoto, un primo piano della fiancata destra, evidenti sono le ammaccature agli sportelli. Ed ecco una ripresa dall'interno, ricoperto di minutissimi frantumi dei vetri laterali. Questa la foto della 29enne Mary Jo Kopechne, un'ex segretaria del defunto senatore Robert Kennedy, morta nell'incidente. Dominic Arena, capo della polizia di Edgartown nel Massachusetts, nel cui distretto è avvenuta la disgrazia, ha detto di essere convinto che l'incidente sia stato provocato da cause puramente accidentali. Tuttavia, Edward Kennedy dovrà rispondere dell'accusa di abbandono del luogo dell'incidente. Infatti, il senatore si è presentato alla polizia per informarla della sciagura diverse ore dopo che essa era avvenuta. Edward Kennedy ha detto di non ricordare come sia uscito dall'auto e di essersi più volte tuffato nel tentativo di soccorrere la donna e di essere stato poi colto da shock. L'incidente è avvenuto di notte mentre il senatore alla guida della sua auto e la giovane donna si recavano a prendere il traghetto che dall'isola di Chappaquiddick
li avrebbe portati a Edgar Town, nell'isola di Martha Vineyard. Ecco una veduta aerea della zona. Kennedy ha dichiarato di aver smarrito la strada e di aver imboccato un viottolo laterale che passa ad un certo punto su un ponticello largo appena 4 metri. Qui l'auto di Kennedy è caduta nello stagno. In questa telefoto la vediamo già riportata a riva. Qualche altra notizia dall'estero. Il capo degli Stati Maggiori Americani Riuniti, generale Wheeler, prima di lasciare il Vietnam del Sud, dove ha concluso la sua ispezione, ha detto di non credere che l'attuale pausa nei combattimenti abbia un significato politico. Quindi, ha detto Wheeler, le operazioni militari americane sono ancora necessarie per impedire che le truppe avversarie si ammassino. Wheeler ha escluso che per la fine del 1970 ci possa essere un completo ritiro delle truppe americane dal Vietnam del Sud. Questo ritiro totale e incondizionato è stato chiesto nuovamente oggi dal presidente del Nord Vietnam Ho Chi Minh e dal governo rivoluzionario provvisorio del Vietnam del Sud. Soltanto dopo la partenza delle truppe, ha sostenuto Ho Chi Minh, ci potranno essere le elezioni nel Vietnam del Sud. 7 navi da guerra sovietiche sono arrivate nel porto dell' Havana a Cuba per una visita di una settimana. È la prima volta che una squadra navale sovietica di navi da guerra si è recata fino a Cuba. Ne fanno parte anche 2 navi lanciamissili. La notizia della visita della squadra navale a Cuba a ridosso delle coste degli Stati Uniti era stata data a Mosca subito dopo l'annuncio della visita di Nixon in Romania. Torniamo ora alle notizie dall'interno. Gianni Pasquarelli ci riferisce sul congresso della CISL. Buonasera. Con la replica del segretario generale Storti e con 2 liste in lizza sulle quali si sta votando, si è concluso oggi a Roma il 6° congresso della CISL. Prima di Storti, questa mattina avevano parlato Macario, che è il segretario generale dei metalmeccanici, e l'onorevole Zanibelli. Il sindacato ha 2 compiti, ha detto Macario: studiare e dibattere fra i lavoratori i problemi della condizione operaia e poi impegnare tutta la sua forza per risolverli. Il contrasto nella CISL non è un contrasto distruttivo, ecco Macario mentre parla, ma vuole soltanto assicurare un grande slancio a tutta l'azione sindacale. Per l'onorevole Zanibelli, l'alleanza fra operai e contadini deve concretarsi in una maggiore partecipazione del sindacato alla programmazione economica, ecco l'onorevole Zanibelli, anche per evitare, ha precisato, che a guidare l'economia sia soltanto il padronato. Infine le conclusioni di Storti, che si possono riassumere così. Il congresso non ha contestato le indicazioni della relazione generale, ha detto Storti, eccolo mentre parla, segno che esse toccano i problemi veri dei lavoratori. E ancora, maggiori salari, piena occupazione e più potere al sindacato dentro e fuori la fabbrica. Altro punto di Storti, coloro che sostengono il mutamento, ha detto, non hanno cambiato nulla quali dirigenti delle varie unioni sindacali. Infine, la CISL è pronta all'unificazione sindacale ad una condizione però, e cioè la completa autonomia di tutti i sindacati da tutti i partiti. Con la replica di Storti, dicevamo, si è concluso oggi il congresso della CISL. Sapremo domani quale delle 2 liste in competizione avrà avuto la meglio. Buonasera. Ed ecco ora le principali notizie sportive di oggi. Il 56° Giro di Francia è terminato nel segno di Eddy Merckx. L'ultima giornata ha avuto 2 vincitori, il belga Spruit, gregario della maglia gialla nella frazione in linea di questa mattina, da Montargis a Créteil, e lo stesso Merckx, primo anche nella frazione a cronometro Créteil-Parigi. Ecco il campione belga che sta per concludere la sua fatica sulla pista di Vincennes. Ha percorso i 36 km e 800 metri in 47 minuti e 38 secondi, media di 46,4. Gimondi ha impiegato invece 50 minuti e 34 secondi, cosicché nella classifica finale il suo distacco dalla maglia gialla è di 29 minuti e 24 secondi. Un ritardo severo che va attribuito, a parte alcune attenuanti, alla classe ineguagliabile di Eddy Merckx.
Vianelli è settimo con un distacco di 42 minuti e 49 secondi. Merz ha vinto in questo tour tutto quello che c'era da vincere. Classifica generale, classifica a punti, gran premio della montagna, premio della combattività. Accusato dallo stesso Gimondi di voler umiliare gli avversari, Merz risponde dicendo: il mio mestiere non è quello di correre, ma quello di vincere. Campione completo, moderno, si potrebbe dire scientifico in ogni dettaglio della preparazione, Merz riporta il ciclismo con il suo modo di vincere alla dimensione più individuale e anche più umana. A Los Angeles si è concluso il triangolare di atletica leggera fra Stati Uniti, Unione Sovietica e paesi del Commonwealth. Non si sono registrati record né risultati eccezionali. Gli Stati Uniti hanno comunque superato l'URSS per 125 a 110 in campo maschile e hanno vinto anche nel settore femminile 70 a 67, dove in precedenza non erano mai riusciti ad avere la meglio. I sovietici hanno prevalso in entrambi i settori, quello maschile e quello femminile, sugli atleti del Commonwealth. Infine, Giacomo Agostini ha vinto il Gran Premio motociclistico di Cecoslovacchia sia nella classe 350 che nella 500. Agostini ha così conquistato per la seconda volta il titolo mondiale nella classe 350 e per la quarta volta quello della 500. Prima di chiudere il telegiornale, alcune ultime notizie dallo spazio. La discesa del LEM verso la Luna procede bene, anche Apollo 11, che è ormai separato, come sapete, dal modulo lunare, vola regolarmente. Alla sua guida c'è Michael Collins, che si è messo a contatto con Armstrong e Aldrin, che sono nel modulo lunare, dicendo loro: complimenti, avete una bella macchina, anche se è un po' sottosopra. Per quanto riguarda Luna 15, il direttore dell'osservatorio inglese di Jadwal Bank, Lowell, ha detto poco fa che la sonda sovietica Luna 15 potrà restare nella sua nuova orbita fino alle 23 ore italiana. Secondo Lowell, Luna 15 dovrà cambiare la traiettoria oppure posarsi sulla Luna. Egli ritiene che Luna 15 potrebbe procedere ad una ricognizione a distanza ravvicinata del luogo di atterraggio del LEM. Però ha escluso che ci siano dei rischi di collisione tra Luna 15 e il modulo lunare. Così il telegiornale terminato, vi ricordiamo che continuerà ora dopo Carosello la trasmissione speciale dedicata al primo sbarco umano sulla Luna, la lunga trasmissione di 25 ore consecutive. Buonasera. Siamo tornati allo studio 3, dove dalle 7.30, come sapete, è in corso la trasmissione speciale di 25 ore che è dedicata al viaggio dell'uomo verso la Luna e sulla Luna. Le ore passano veloci, l'attesa continua e ora vi ricapitolo le ultimissime notizie. Il LEM, con Armstrong e Aldrin a bordo, si avvia regolarmente verso l'atterraggio sulla Luna. A bordo tutto funziona bene. Anche l'Apollo 11, la cabina nella quale è rimasto Michael Collins, l'autista, segue una traiettoria perfetta, secondo i piani di volo. Fra Collins, Aldrin e Armstrong c'è stato uno scambio di battute. Quando il LEM si è portato sulla rotta prevista, dopo aver compiuto alla perfezione la manovra di distacco, Neil Armstrong ha gridato: l'aquila alle ali. L'aquila, come sapete, è il nome dato al modulo per le comunicazioni radio. Collins gli ha risposto: complimenti amici, avete una bella macchina volante, nonostante sia sottosopra. Quanto al volo della sonda sovietica, il Luna 15, sempre le notizie ci vengono da Sir Bernard Lowell, direttore del centro di Jodrell Bank, che ha detto poco fa che la sonda potrà restare sull'attuale orbita sino alle 23. Per quell'ora, cioè tra due ore circa, il mistero dovrà essere chiarito. Dopo, secondo Lowell, infatti, il Luna 15 o si poserà sulla Luna oppure dovrà modificare la traiettoria. Sempre secondo Lowell, il punto più basso dell'orbita di Luna 15 si trova dall'altra parte della Luna, dietro la faccia nascosta. Queste le notizie. Ma è anche il momento, questo che sta per celebrare il trionfo della scienza, di dedicare alcuni minuti alla letteratura. Se gli uomini
d'oggi infatti viaggiano verso le stelle, sospinte dai grandi razzi. Nella storia umana essi hanno spesso viaggiato con la fantasia e nei secoli la letteratura, possiamo dirlo, ha già visitato la Luna. Per centinaia d'anni la Luna è stata importante soprattutto per le immagini, per i sentimenti che ha saputo ispirare. Non occorre neppure ricordare le migliaia di pagine, di versi, ispirate alla Luna da Leopardi all'Ariosto, da Coleridge a Milton, da Blake a Shelley, da Luciano a Keplero, da Cyrano de Bergerac a Wells. Dante Guardamagna ha scelto un'antologia, una breve antologia di queste pagine letterarie ispirate dalla Luna, e ora un gruppo di attori ai quali do il via in questo momento ce le reciterà. Pronti? Buonasera, mi chiamo Dante Guardamagna. Finora per la televisione ho fatto riduzioni di romanzi o regionali televisivi, come sceneggiatore, anche come regista, ma sono sempre rimasto dietro le telecamere. E questo che volevo dire, non ero mai passato da questa parte ed è una parte piuttosto scomoda. Stasera l'ho fatto perché come responsabile di questa scelta antologica mi è sembrato doveroso espormi anche fisicamente. Devo dichiarare che a me, che potrete chiedere conto di certe scelte, anche di certe esclusioni, ce ne sono già e ce ne saranno anche più di quante immagini io adesso, perché tra l'altro, come sapete, siamo in diretta e quindi io dovrò tenere l'occhio dell'orologio e decidere a un certo momento se rinunciare a Keplero, Cyrano di Bergerac, a Leopardi e a Byron. Cioè, il tempo creerà l'occasione, ma io dovrò scegliere, avrò ragioni mie e cercherò di renderle obiettive, per quanto è possibile. Per aprire il discorso con una chiave poetica, qualche verso di Federico García Lorca. Ho degli attori bravissimi a disposizione, ma approfitto di avere la parola per cominciare io. Mi pare stasera di essere santo. Mi avevano dato la luna in mano. Io la rimetto negli spazi. E il Signore mi premia con la rosa e il nimbo. E ora me ne vado per questi canti a liberare le ragazze dai cattivi innamorati e a dare monete d'oro a tutti i bambini. Sì, minuti non ne sono passati molti, ancora due parole di introduzione. Dunque, chi, non quanti, ma chi per esempio, chi e come ha parlato della Luna fino ad oggi? Lasciamo da parte le mitizzazioni, per quanto anche quello era un modo dell'uomo di guardare alla Luna. Comunque è logico che a questo punto sarebbero troppe le cose in tema. E invece noi temiamo, anzi, di scoprire che molte delle citazioni della Luna sono testimonianze lontane, arcaiche, equivoche, argomentazioni accademiche, metafore, aggettivazioni intense, insomma, archeologia. Noi comunque non potremo non parlare di questa archeologia, di un oggetto che sta venendo in primo piano soltanto oggi, stasera, che l'uomo gli va talmente incontro che ci siamo. Comunque, punti di vista letterario, filosofico, scientifico. Fino a un certo secolo queste distinzioni non erano nette, quindi per scegliere subito e non tardare a dare il via alle citazioni, io comincerei con Platone, letterato, scienziato e filosofo. Platone, De Legibus, dal libro VII. Vorrei proporre ai giovani lo studio dell'astronomia. L'astronomia è utile alla città? È gradita a Dio? Sì, secondo me, e la verità anche. Invece noi, sugli astri, questi grandi dei del cielo come Elio e Selene, noi e tutti i greci, diciamo una quantità di menzogne. Io no, quali menzogne? Intanto noi diciamo, anche tu, che questi astri, il sole, la luna, non percorrono mai il medesimo cammino, né loro né le altre stelle che chiamiamo appunto pianeti, stelle vagabonde o erranti. Ma è così? Ho visto io tante volte, coi miei occhi, la stella dell'aurora e altre, che mai vanno per la stessa strada. Vanno di qua, di là, appunto come a caso. E il sole e la luna anche, lo sappiamo benissimo per esperienza. Per me queste sono bestemmie contro gli dei celesti. Io faccio sempre sacrifici a Elio e a Selene. Fai benissimo, continua. Però intanto, sia pure rispettosamente, con discrezione, indaga con anima pia
Mi raccomando. Ma cerca di sapere come stanno veramente le cose. Non è vera l'opinione comune sul Sole, la Luna e le altre stelle. Ogni astro, col suo moto circolare, percorre il cielo in un solo modo. Non diciamo più che se ne vanno a caso, è una bestemmia. Non giudichiamo più dalle apparenze la loro velocità. È un'offesa grave. Ma scusa, se io ti passo davanti piano... Ecco, mi sei già passato da destra a sinistra. Ma se invece tu sei lontano, puoi fare anche 10, 20 passi prima di arrivare a metà strada. Attenzione, perché è come se tu scrivessi un elogio per un atleta delle Olimpiadi che ha perso la corsa. Quello che l'ha vinta davvero si offenderà, non ti pare? Ed è soltanto un uomo. Figurati gli dèi. Nonostante certe intuizioni platoniche, molti sospetti sul cielo da parte di tanti altri filosofi, la Terra rimane centro dell'universo con sfere celesti incorruttibili che le ruotano attorno fino a Tolomeo e poi ancora fino al Medioevo. Così il sistema tolemaico è ancora il fondamento, non diciamo scientifico, ma dottrinale, dello schema del paradiso di Dante. Dunque, Dante e Beatrice salgono al cielo della Luna. Siamo in tema. Dunque, Dante vedrà la Luna, chiederà che cosa sono le macchie che vede, il popolo dice che si tratta forse di Caino col fascio di spine, e poi riceverà una spiegazione mezzo dottrinale e mezzo mistica. Anzi, io penserei, Albani, io penserei di dividere la lettura in modo di avere i tre significati, i famosi tre significati danteschi. Io non dovevo leggere Dante. Lo capisca lei. No, no, ma adesso ho pensato di dividere... Accomodati. Accomodati, sì. Cioè, praticamente, tu comincia la parte narrativa. Dante, paradiso, canto secondo. Dante ci avverte che è difficile seguirlo con la nostra navicella. No, scusa. Cambia adesso. Lo dici tu, dove sei? Scusa. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltar, seguiti dietro al mio legno che cantando varca, tornate a rivederli i vostri liti. Non vi mettete in pelago, che forse, perdendo me, rimarreste smarriti. L'acqua che io prendo giamai non si corse. Minerva spira e conduce mia Apollo, e nove muse mi dimostron. Ma secondo me a questo punto la gente si è scocciata. Eh beh, sì, sono impazzito anch'io, non si può impazzire, sarà il caldo. Cosa volete che vi dica? Scusate, io non sono abituato a interrompere una trasmissione. Ma dove va? Warner. Ti prego, Warner. No, scusa, guarda avanti, ma a questo punto io mi chiedo, qui, con i morti, che cosa andiamo avanti a fare su questo tono? Io non capisco. Se hai una cosa da dire, possiamo parlare. Ma no, scusami. Scusa per piacere. Ma non so, qualunque cosa tu abbia da dire, io ho l'impressione che non ci sia nessun bisogno di assumere questo tono così, diciamo, insomma, contestativo, no? Beh, e perché no? E perché è inutile che mi lasci in minoranza e mi fai fare la parte del reazionario, non c'entra. A me la contestazione sta benissimo, ma insomma, praticamente, dico, non è il caso che contesti me qui. Adesso cosa c'entra? Dobbiamo andare avanti, no? Insomma, li vogliamo far arrivare sulla Luna? Ma chi, Dante e Beatrice sulla Luna? Ma cosa vuoi, provocare? No, dai. Provocare. Ma no, provocare, ma c'è caso. State qua. No, ma va benissimo. Provocare, va benissimo. Vuole provocare una spiegazione, logico, un commento. In fondo, stavo dicendolo prima, poi lui mi guardava, sembrava... Io ho cominciato tremando, perché ho visto che erano stato dato. Sì. In ogni modo, io stavo spiegandolo, poi mi guardavi con gli occhi da basilisco perché non ti davo la parola. In ogni modo, scusa. Praticamente, i versi effettivamente qui sono astrusi. Per un... lo dice Dante, no? Voi che con la vostra navicella tentate di seguirmi... E non siete preparati. Ma senti, Dante, preparati o non preparati, la gente questa sera non sta davanti al televisore per sentire questo rigurgito culturale. Ma che, ma sei una modestissima antologia, citazioni... Ma senti, comunque io volevo dire soltanto una cosa, che io non capisco, ma non Dante o non solo Dante, non capisco che cosa stiamo a fare qui in questo momento. Va bene, ho capito.
Non capisci? Potremmo anche spiegarlo, io potrei fare una conferenza e forse anche un dibattito, anche se sarebbe interessante, dato che siamo in presa diretta potrebbero uscire cose stranissime, però capisci, lo farei, il tempo. Il tempo, lo sai che ore sono adesso? Guarda, sono le 21:15, lo sai che cosa sta succedendo in questo momento? Sì, lo sai? Sul modulo lunare, stanno accendendo il motore di discesa per la fase d'allunaggio. Bravo. E noi siamo qui a fare da riempitivo tra un collegamento e l'altro. No, riempitivo non è esatto. Ma è pazzesco. Ma dico, ma non so, vi rendete conto quello che sta succedendo adesso? Sta succedendo una cosa enorme. Il mondo è lì, col fiato sospeso. Tutti sono presenti, partecipano, guarda, il pubblico, i giornalisti, la gente, tutti qua. E noi siamo qui a dire Dante, Beatrice, o dico, scendiamo. Scendiamo un po' una volta buona sulla realtà, togliamoci questa corona di cartapesta. No, dico, vogliamo un momento essere presenti e non avulsi come sempre. Avulsi. Ecco, avulsi è una parola che è vero, Dante? Ti piace ma avulsi? Si chiama un guardamagna, per favore, non vorrei essere coinvolto nel viaggio spaziale tolemaico. Dai, ragazzi, su, un po' di calma, per piacere. Dico, chiariamo, non olio, acqua sul fuoco per piacere, noi stiamo qui a fare il nostro compitino, no? Ci hanno dato un compitino, è un po' scolastico? Sì? Va bene, niente, cosa rischiamo? Rischiamo che ci mandino al diavolo, non è un grosso rischio, è il nostro rischio, è la nostra particina in questa faccenda. Non è eroico, ma insomma, non lo so, io preferirei andare avanti. Forse Vanna era esagerato, indubbiamente esagerato, ma io ho l'impressione che neanche tu sia molto convinto, però. Ma io scusa. Ieri anche voi, scusate. Sì, stasera non funziona, dico. Ha ragione lui, è questione di momenti, di situazione. Non puoi dare una lettera, una poesia d'amore a uno che ha sete. Ma sì, questo è giusto, d'accordo. Sì, soltanto... Sì, l'avevo detto anch'io prima, forse archeologia, però dovevamo verificarlo, no? Quindi praticamente, adesso io posso dire, sono abbastanza d'accordo di verificare e quindi andiamo avanti. Una cosa soltanto, già che abbiamo aperto questo discorso, cerchiamo di far presto. Sei proprio sicuro che tutti siano così emozionati davanti al loro televisore come sei tu, come siamo anche noi? Io non so, guarda, io ho i brividi. Ma sì, ma appunto adesso l'abbiamo detto, questo l'abbiamo già detto, abbiamo i brividi, non siamo avulsi, siamo consci, no? Poi chi lo sa, no, forse magari siamo anche riusciti a svegliare qualcuno che stasera si è messo davanti al televisore come se quello che sta succedendo lassù fosse, non so, registrato, una cosa già successa, invece sta avvenendo in questo momento. Forse però questo è solo merito di Varney. Abbiamo svegliato qualcuno. Abbiamo anche un po' partecipato, abbiamo cercato di portare la cosa, ma senza avuto. Lasciami partecipare a questo merito. Dunque, va bene. Allora, riprendiamo. Adesso, il tempo ne è passato più del previsto. In ogni modo, due parole sulle ragioni della cultura. In due parole diventa un aforisma. Potrei dire che questo è un grosso capodanno che invece di buttare le solite vecchie terraglie siamo tentati di buttare vasi cinesi per celebrarlo, ma che cose molto più preziose. Quello che credevamo, sapevamo, preziosissimo, ma abbiamo già deciso che cosa si deve mettere nello zaino quando si va a fare un viaggio, un mutamento di dimensione di questo genere, lo abbiamo già deciso, no. Ma poi guarda, c'è qualcosa di molto più chiaro, secondo me. Pagina 18, leggi quel pezzo, 18? Pagina 18, sì. Sì. E siccome della luna, da questa terra, che è un'altra luna, appaiono diverse parti, altre più, altre men luminose, così della Terra, da quella luna che è un'altra Terra, appaiono diverse parti per la varietà e differenza di spazi. Benissimo, l'immagine, la luna è un'altra luna, la Terra è un'altra Terra, insomma, siamo sulla luna e la Terra è un'altra luna. Questa immagine, come dentro un televisore, l'ha vista un uomo che si chiamava Giordano Bruno e che l'ha vista nel 1584. Vogliamo parlare di queste cose? Galileo, Raul Grassilli, vi dispiace venire? Tocca a Galileo. Ah, così? Io? Questi sono ricordi di scuola. Così me la dai così? Sì, e io... Buttami. Una questione di te. Io non posso, senza repugnanza, sentire attribuire per gran nobiltà e perfezione ai corpi naturali dell'universo questo essere immutabili,
inalterabili, eccetera. Per me reputo la Terra nobilissima ed ammirabile per le tante si diverse alterazioni, mutazioni, generazioni, eccetera, che in lei incessabilmente si fanno. E quando ella fosse tutta una vasta solitudine d'arena o una massa di diasporo, o che al tempo del diluvio, ghiacciandosi l'acque che la coprivano, fosse restato un globo immenso di cristallo dove mai non nascesse cosa veruna, io la stimerei un corpaccio inutile al mondo, pieno di ozio, e per dirli in breve superfluo. Ed il medesimo dico della Luna e di tutti gli altri globi del mondo. Ma quando considero la vanità dei discorsi popolari, tanto più li trovo leggeri e stolti. E qual maggior sciocchezza si può immaginare di quella che chiama cose preziose le gemme, l'argento e l'oro, e vilissime la terra e il fango? E come non sovviene a questi tali che quando fosse tanta scarsità della terra, quanta è delle gioie e dei metalli più pregiati, non sarebbe principe alcuno che volentieri non ispendesse una somma di diamanti e di rubini e 4 carate di oro per aver solamente tanta terra quanta bastasse per piantare in un picciol vaso un gelsomino, o seminarvi un arancino della Cina per vederlo nascere, crescere e produrresi belle frondi, fiori così odorosi e sì gentil frutti. Inoltre, a me pare che se i corpi celesti concorrono alle generazioni ed alterazioni della terra, sia forza che essi ancora siano alterabili, altrimenti è come mettere accanto alla sposa una statua di marmo e da tal congiungimento stare attendendo prole. È necessario che i corpi celesti siano eterni e incorruttibili, perché le generazioni e mutazioni che si facessero nella Luna sarebbero inutili e vane, perché noi chiaramente veggiamo e tocchiamo con mano che tutte le mutazioni che si fanno in Terra, tutte, sono indirizzate al comodo, all'uso e al beneficio dell'uomo. Per comodo degli uomini nascono i cavalli, per nutrimento dei cavalli produce la terra il fieno e le nugole l'adacquano. Or, di qual uso potrebbero essere mai al genere umano le generazioni che si facessero nella Luna o in altro pianeta? Se già voi non voleste dire che anche nella Luna ci fossero uomini che godessero dei suoi frutti, pensiero o favoloso o empio. Che nella Luna si generino erbe o piante o animali simili ai nostri, o vi si facciano piogge e venti come intorno alla Terra, io non lo so e non lo credo, e molto meno che ella sia abitata da uomini. Ma anche se non vi siano cose simili alle nostre, io non capisco perché si debba di necessità concludere che non vi possano essere altre cose che si mutino, si generino e si dissolvano, non solamente diverse dalle nostre, ma lontanissime dalla nostra immaginazione, e insomma del tutto a noi inescogitabili. E di grazia, già che siamo nella Luna, spediamoci tutte quelle cose che appartengono a lei, per non avere a fare altra volta un sì lungo e difficile cammino. Grazie. Comunque, i poeti avevano un loro modo di tentare l'impatto con la Luna. L'Ariosto manda Astolfo sulla Luna per cercare il cielo Orlando, che è sfumato sul satellite come tutte le cose che osserviamo qua giù, giovinezza, felicità, eccetera. E Astolfo sale sul carro di Elia, pilotato da Giovanni l'Evangelista. Devo leggere l'Ariosto? No, dobbiamo saltare l'Ariosto. Risponderò di questo. Dello stesso carro di Elia parla anche Ercole Saviniano, Cyrano di Bergerac, il vero, non quello di Rostam, nel suo viaggio agli imperi della Luna. E descrive quella... è proprio una primitiva macchina spaziale, come un carro d'acciaio che procede sparando una gran palla magnetica, la quale poi attira il carro d'acciaio, il quale rispara la palla magnetica e così via. Poi la Luna, descritta da Cyrano, è un qualsiasi paese utopistico e favoloso, come quelli di Luciano, di Samosata e di Keplero, ambientati sulla Luna solo per la sua garantita irraggiungibilità. I poeti o celebrano, o cantano, o inventano. Giacomo Leopardi, che ha scritto anche una storia dell'astronomia, dove celebrava Copernico, Keplero e Galileo, e che come lirico naturalmente guardava la Luna come una carissima testimone di solitudini, cose preziosissime, comunque ha inventato qualcosa che ci riguarda forse di più, un curioso dialogo che senza essere né profetico... Scusami, questa volta ti devo interrompere sul serio. E devo ricollegarmi con Houston, dove adesso c'è Yash Gavronsky. Pronto? Gavronsky, Houston? Pronto? Pronto, signor Presidente?
Sì, vogliamo le notizie sono, le notizie sono dall'interesse è concentrato più veramente più sulla lunata di astronauti americani su quello che succederà nel 2015, secondo le ultime informazioni è sceso in un'orbita ellittica in cui il perigeo, in cui il 5 per interpretarsi da il punto più vicino alla luna sarebbe addirittura a 15 km al di sopra della superficie della luna, quindi più o meno la stessa altezza alla quale arriverà il modulo lunare tra poco quando inizierà la sua discesa definitiva che durerà solo 9 minuti per l'allunaggio. Dunque l'Uni 15 è a 15 km dalla Luna, la stessa altezza alla quale comincia l'operazione di allunaggio manuale, mi pare, Tito Stagno, correggimi tra poco. E cosa si prevede a Houston? Queste sono cifre non esatte, ma più o meno naturalmente. Ora qui si gira un pochettino a indovinare. Quello che ha fatto abbastanza impressione, qui una dichiarazione di Lowell, in inglese, che, secondo il quale Luna non potrebbe rimanere in quest'orbita per molto tempo, più di due o tre orbite al massimo, in quanto la stazione della Luna lo sposterebbe, sarebbe il rischio che finirebbe per spazzarsi addirittura sulla Luna, quindi due sono le possibilità, o che Luna 15 esca da questa orbita ellittica per ritornare sulla Terra o per ritornare e entrare in un'altra orbita lunare, o che sia un film con l'allunaggio, quindi naturalmente si riescono a prevedere quale di queste due ipotesi si realizzerà, è un pochettino difficile visto che non si hanno altre informazioni. Scusa Gabronski, sono Stagno. Volevo sapere se a Houston si conferma che la manovra che sta compiendo l'Uni 15 non interferirà con quella di atterraggio dell'Apollo che inizierà tra poco. Queste sono nuove conferme, non ce ne sono, rimane la vecchia conferma, quella che i russi hanno dato già ieri sera, insomma, molte ore fa. Ma sono nuove conferme, nuovi contatti, non ci sono stati. Cioè quello che hanno fatto sapere tramite Borman. Tramite Borman, tramite la risposta al telegramma di Borman, che era abbastanza impegnativa la risposta sovietica in questo senso, nel senso cioè che la missione del Luna 15 non avrebbe interferito. Ma si ha l'impressione lì a Houston? Si ha l'impressione lì a Houston che si tratterà di una specie di gara tra l'Uni e Apollo adesso per la ricerca. La gara pertanto lo è già, e probabilmente direi che l'impressione più generale direi che piuttosto tende a escludere che la sonda sovietica pensi la Luna. E ogni caso certo questa nuova modifica di orbita, questa orbita ellittica che fu il punto più basso e più vicino alla Luna, ha lasciato più un pochettino sorpreso. Mentre invece per quanto riguarda la missione del modulo lunare, questa continua regolarmente. Il modulo lunare attualmente si trova dall'altra faccia della Luna, quindi non c'è in questo momento contatto orario. Alle 9:07 minuti, quindi circa 20 minuti fa, avrebbe dovuto essere acceso il motore che avrebbe, dico avrebbe perché non si ha conferma di questo, non essendoci contatto orario, questo motore che avrebbe dovuto spingere il modulo lunare in basso verso un'orbita ellittica anche dentro il modulo lunare, con il perigeo, cioè il punto più basso a 15 km della Luna. L'acquisizione di segnale si avrà alle 9:46, praticamente tra 15 minuti. Per 15 minuti il modulo lunare uscirà dalla parte nascosta della Luna e in quel momento si saprà se tutto è andato bene, cioè se effettivamente alle 9:07 questo motore si è acceso e se effettivamente il modulo lunare si sta dirigendo verso questa orbita ellittica dalla quale poi con una frenata di 12 minuti scenderà sulla Luna. Va bene, grazie Gabronski. Dunque, come vedete, una trasmissione che doveva essere tutta dedicata all'Apollo 11, invece ci fa assistere ancora ad una corsa spaziale, tuttora incerta. Ora ridarei la parola a Guardamagna, non vorrei aver dato troppo ragione a Bentivegna che parlava di intervalli fra due collegamenti. Comunque, la parola di nuovo a Guardamagna. È perfetto, direi che è perfetta questa interruzione. Dunque, Giacomo Leopardi ha inventato, dicevamo, un curioso dialogo che senza essere né scientifico né profetico ci può far trasalire. Il dialogo fra la Terra e la Luna. Cara Luna, con tutto che io ti sono stata vicina per tanti secoli, che non mi ricordo il numero, io non ti ho fatto mai parola, sino adesso. Però fo conto in avvenire di favellarti spesso e darmi molto pensiero dei fatti tuoi. Quando non abbia essere con tua molestia. Se ti pare di favellarmi, favellami a tuo piacere, che quantunque amica del silenzio, come credo che tu sappi, io t'ascolterò e ti risponderò volentieri per farti servigio. Dimmi,
Sei tu popolata veramente, come affermano e giurano mille filosofi antichi e moderni. Io sono abitata. Di che colore sono cotesti abitanti? Questi uomini. Che uomini? Quelli che tu contieni. Non dici tu d'essere abitata? Sì. E con questo? E con questo non saranno già tutte bestie? Né bestie né uomini. Che io non so che razze di creature si siano, né gli uni né le altre. Ma che sorte di popoli sono? Moltissime e diversissime, che tu non conosci come io non conosco le tue. Cotesto mi riesce tanto strano che se io non lo dissi da te medesima non lo crederei per nessuna cosa del mondo. Fosti tu mai conquistata da ognuno di essi? No, che io sappia. E come? Perché? Ma per ambizione, per cupidigia dell'altrui, con le arti politiche, con le armi. Io non so che voglia dire armi, ambizione, arti politiche. Insomma, niente di quel che tu dici. Ma certo, tu conosci la guerra. Perché poco di anzi, un fisico di qua giù, con certi cannocchiali, ha scoperto costì una bella fortezza. Perdona, monna terra, se io ti rispondo un poco più liberamente che forse non converrebbe a una tua suddita o fantesca come io sono. Ma è vero che tu mi riesci peggio che Vanerella a pensare che tutte le cose di qualunque parte del mondo siano conformi alle tue, come se la natura non avesse avuto altra intenzione che di copiarti puntualmente dappertutto. Cara Luna, tu hai a sapere che io sono di grossa pasta e di cervello tondo, e quindi non è meraviglia che gli uomini mi ingannino facilmente. Ma io ti so dire che se i tuoi non si curano di conquistarti, tu non fosti però sempre senza pericolo, perché in diversi tempi molte persone di qua giù si posero in animo di conquistarti esse, e a questo effetto fecero molte preparazioni. Oltre a questo, già da non pochi anni, io veggo spiare minutamente ogni tuo sito, ricavare le carte dei tuoi paesi, misurare le altezze di codesti tuoi monti, dei quali sappiamo anche i nomi. Queste cose, per la buona volontà che io ti porto, mi è paruto bene di avvisartele, a ciò che tu non manchi di provvederti per ogni caso. I poeti hanno parlato della luna amica e assassina, rovente, surgelata, della luna oggetto, specchio, pettine, lume, della lampada sul soffitto, misteriosa perché non ce l'abbiamo messa noi quella lampada, e neanche il soffitto. Anche i futuristi, progressisti sui generis, volavano bassi. Marinetti faceva rombare l'aereo e disprezzava a quota modesta la luna passatista. Per avere una luna nuova bisogna arrivare a Quasimodo, alla nuova luna. In principio, Dio creò il cielo e la terra, poi nel suo giorno esatto mise i luminari in cielo e al settimo giorno riposò. Dopo miliardi di anni l'uomo, fatto a sua immagine e somiglianza, senza mai riposare, con la sua intelligenza laica, senza timore, nel cielo sereno d'una notte d'ottobre, mise altri luminari uguali a quelli che giravano dalla creazione del mondo. Amen. Quasimodo l'ha scritta nel 57 per il lancio del primo satellite artificiale, lo Sputnik. Ma 40 anni prima, da una trincea della prima guerra mondiale, anche Ungaretti guardava il cielo. Lo spazio, la notte bella. Quale canto s'è levato stanotte, che intesse di cristallina eco del cuore le stelle? Quale festa sorgiva di cuore a nozze? Sono stato uno stagno di buio, ora morto, come un bambino la mammella, lo spazio. Ora sono ubriaco d'universo. Oh, ecco, non è un'interruzione. Ho trovato una cosa che mi pare molto bella, sentite. Fai sudare subito, guarda. Dimmi. Cerca di catturare il vento solare con un foglio di alluminio. Eh? Bella. Chi l'ha scritta? La NASA, eh?
National Airspace Administration. Ah beh, allora la spiegazione di questo così rebus poetico sarà data in sede opportuna. Comunque, intanto così si ritorna alla scienza, al famoso futuro che è già incominciato. La fantascienza è stata un'occasione per gli scienziati di fare ipotesi azzardate e per i letterati di riprendere e rilanciare tanti temi narrativi che sembravano esauriti. Così abbiamo la fantafavola di Calvino, che ci insinua un sospetto di cui però parlerò dopo. Tanto il brano, dalle cosmicomiche di Calvino. Scusa. Vai. Posta. Una volta, secondo Darwin, la Luna era molto vicina alla Terra. Furono le maree che a poco la spinsero lontano. Le maree che lei, Luna, provoca nelle acque terrestri, in cui la Terra perde lentamente energia. Voi non ve ne potete ricordare, ma io sì. L'avevamo sempre addosso, la Luna, smisurata. Quando era il pleninunio, notti chiare come di giorno, ma di una luce color burro, pareva che ci schiacciasse. Il punto dove la Luna passava più basso era al largo degli scogli di zinco. Andavamo con quelle barchette a remi che si usavano allora, tonde e piatte di sughero. Il nostro lavoro era così. Sulla barca portavamo una scala a pioli. Uno la reggeva, uno saliva in cima e uno ai remi intanto spingeva fin lì, sotto la Luna. Ora forse è diverso, ma allora la Luna, o meglio il fondo, il ventre della Luna, insomma la parte che passava più accosto alla Terra fin quasi a strisciarle addosso, era coperta da una crosta di scaglie puntute. Al ventre d'un pesce era venuta somigliando, e anche l'odore, a quel che ricordo, era se non proprio di pesce, appena più tenue, come di salmone affumicato. Ora voi mi chiederete cosa diavolo andavamo a fare sulla Luna. E io ve lo spiego. Andavamo a raccogliere il latte, con un grosso cucchiaio ed un mestolo. Il latte lunare era molto denso, come una specie di ricotta. Si formava negli interstizi tra scaglie e scaglia per la fermentazione di diversi corpi e sostanze di provenienza terrestre, volati su dalle praterie, foreste e lagune che il satellite sorvolava. Era composto essenzialmente di succhi vegetali, girini di rama, bitume, lenticchie, miridati, cristalli d'amido, uovo di storione, muffe, pollini, sostanze gelatinose, vermi, resine, pepe, sali minerali, materiali di combustione. Bastava immergere il cucchiaio sotto le scaglie che coprivano il suolo crostoso della Luna e lo si ritirava pieno di quella preziosa fanghiglia. Sta venendo fame. Però l'intenzione, per quanto l'elenco alla Rabelais così lo farebbe pensare, l'intenzione di Calvino è di finire in un altro modo questo racconto di marinaio lunare. Questo marinaio a un certo momento riesce a passare un mese nella Luna e ci è andato per una certa ragione, che sarebbe lungo esporre, e poi si è accorto che questa ragione l'aveva lasciata sulla Terra. Questa è una cosa, secondo Calvino, che può succedere. La science fiction americana, invece, è tutta tesa fra l'elegia e l'angoscia. Ray Bradbury è l'elegiaco delle famose cronache marziane, dove un gruppo di astronauti scende smarrito dal razzo e non trova parole per festeggiare l'avvenimento. Uno tenta di citare versi di Byron a proposito della Luna. In quella nuova atmosfera si sente che un poeta del XIX secolo è il testimone di una civiltà perduta, se la storia è questa. Il confine si è spostato, secondo Marcuse. La storia è diventata preistoria e niente più è utopistico, perché dove c'era l'utopia, adesso c'è qualcosa che dobbiamo chiamare realtà. L'angoscia è espressa da infinite ipotesi catastrofiche. Polvere di luna semifluida come sabbie mobili. In un racconto di Arthur Clarke, scienziato, scrittore e sceneggiatore di Odissea nello spazio. Incontri inattesi e anche il terrore di non incontrare nessuno, ma di riportarsi a casa una contaminazione lunare invisibile ma apocalittica, come un'invasione extraterrestre. Sì, precisiamo anche che gli astronauti saranno tenuti in quarantena al ritorno, vero? Frederick Brown, che con il suo assurdo universo ha tentato Fellini con una storia cosmogonicamente barocca di dimensioni incastrate l'una nell'altra come scatole cinesi, ha scritto il più sintetico e il più famoso racconto di fantascienza, La Sentinella, che ha lo stesso titolo di un racconto di Arthur Clarke, ma con un altro testo. Sembra soltanto uno dei vecchi temi ripresi con la formula nuova, una storia di guerra, no? Con la celebrazione della povera fanteria, ma ha un risvolto imprevedibile. Ferrucci. Vado. Marcia. La Sentinella di Frederick Brown.
Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo. Ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità, doppia di quella a cui era abituato, faceva ad ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia di anni quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro superarmi, le loro astronavi tirate a lucido. Ma quando si arrivava al dunque, toccava ancora al soldato comune, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla col sangue, palmo a palmo, come questo lurido pianeta, pianeta di una stella che non aveva mai sentito nominare finché non ce l'avevano sbarcato. Era bagnato fradicio e coperto di fango, e aveva fame e freddo, e il giorno era livido e spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi, ma i nemici tentavano di infiltrarsi e ogni avamposto era vitale. Stava allerta, il fucile pronto, lontano 50.000 anni luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. E allora vide uno di loro, i nemici, crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Lo vide strisciare verso di lui. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più. Quel verso e la vista del cadavere lo fecero rabbrividire. Molti col passare del tempo si erano abituati, non ci facevano più caso. Ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, e quella pelle d'un bianco nauseante e senza squame. Abbiamo perduto, sì, tra poco bisogna chiudere, non tocca più a noi, abbiamo perduto molte vecchie lune, secondo l'Ariosto dovrebbero essere finite proprio lassù, sulla Luna. Se qualcuno interessa, bisognerà andare a ritrovarle. Dietro quei tre uomini che stanno lassù, non ci sono soltanto gli scienziati e i tecnici della NASA. Non c'è solo la scienza, ma tanti poeti, scrittori, filosofi, che hanno preparato l'uomo a questa grande conquista dello spazio. Perciò speriamo di non avervi annoiato con parole e pensieri di questa terra. Per chiudere vorrei ancora quei primi cinque versi di Lorca. Mi sembrano molto significativi. Noi avevamo una luna oggetto fra le mani e adesso mi pare stasera di essere santo. Mi avevano dato la luna in mano. Io la rimetto negli spazi e il Signore mi premia. Bene, grazie a tutti per questo intermezzo dal linguaggio della fantascienza a quello della scienza. Il passo è breve, come vedremo tornando alle notizie. Torniamoci alle notizie. Armstrong e Aldrin, che sono a bordo dell'EM, hanno messo in azione il motore che regola la discesa sulla Luna. Questa manovra ha avuto luogo quando il EM si trovava al di sopra della faccia nascosta del satellite della Terra, imprimendo un rallentamento di 23 metri al secondo alla loro capsula. I due astronauti hanno piazzato il LEM su un'orbita ellittica. Queste le novità fino a questo momento, la nostra attesa continua. Ricordiamo, lo dico tra parentesi, di chiamare a Roma il numero 3131 per rivolgere domande eventualmente ai nostri studi e vi risponderemo più tardi. Gli attori ci hanno parlato poco fa di viaggi fantastici con astronauti abbandonati nello spazio, un ambiente strano e ostile.
Ma vogliamo sentir parlare adesso i veri astronauti per capire chi sono questi uomini, con quali sentimenti si sono accinti a questa impresa. Vorrei che la regia mandasse in onda a questo punto l'intervista registrata con loro, con i tre astronauti, poco prima della partenza. Quali saranno le fasi più pericolose del volo? Come accade in ogni volo, il momento di maggior pericolo è quello che nessuno ha mai vissuto prima di noi. Le cose nuove, insomma. Vi sono altri momenti, comunque, altre situazioni che ci preoccupano. Quelle situazioni nelle quali noi non abbiamo alternative. In breve, ogni volta che esiste un solo, un unico modo per compiere una certa operazione, quello è il momento preoccupante e rischioso. Supponiamo che lei stia viaggiando su un aereo di linea che vola attraverso l'Atlantico. È chiaro che l'apparecchio vola perché ha due ali che lo sostengono. Senza le ali l'aereo non potrebbe volare. Ecco, non ci sono altre possibili scelte. Durante i recenti voli noi ci siamo trovati spesso a dover affrontare situazioni del genere. Durante un volo come quello dell'Apollo 11, il motore del razzo del modulo di servizio deve assolutamente funzionare. In questo volo ci sono altre situazioni simili a questa. Ad esempio, deve funzionare il motore di risalita, quello che serve ad imprimere al nostro mezzo l'accelerazione necessaria a sfuggire alla gravità lunare, a farci allontanare dalla Luna fino a portarci in orbita intorno al nostro satellite. Poi, successivamente, deve funzionare il motore di propulsione del modulo di servizio. Questo, ovviamente, per farci ritornare tutti sulla Terra. Più noi andiamo avanti sul cammino dei voli spaziali, più numerosi diventano questi momenti critici. Diventeranno sempre più frequenti questi sistemi unici. Si moltiplicheranno questi momenti nei quali esiste una sola soluzione possibile, una sola apparecchiatura che deve funzionare ad ogni costo. È vero però che il livello di garanzia di questi che ho chiamato sistemi unici è molto elevato. Si può quindi considerare trascurabile la possibilità di avere dei fastidi. Signor Armstrong, vorrei sapere da lei e da Aldrin quanto intendete camminare una volta arrivati sulla Luna, cioè quando vi spingerete lontano dall'EM. Infine, quale attrezzatura prevedete di usare per evitare di scivolare, di cadere a terra, di capovolgervi, se il terreno lunare è così accidentato e insidioso come ci è stato detto? Aldrin ha fatto tutta una serie di studi sui nostri movimenti sul suolo lunare e lascio a lui la risposta. Prima di tutto, le attività che dobbiamo svolgere non richiedono da parte nostra uno spostamento superiore ai 15-20 metri di distanza dall'EM. Una delle prime attività che dovrò svolgere appena sceso dalla scaletta è proprio quella di valutare come l'uomo possa muoversi sulla superficie lunare con addosso la tuta spaziale. Con diversi esperimenti deciderò quale sarà il modo migliore di muoversi per aggirarsi qua e là sulla Luna. Ci sono infatti diverse tecniche per poterlo fare, tutte sperimentate nella macchina a gravità zero parziale, quella che abbiamo usato per allenarci. Sembra che sarà possibile sia camminare in modo convenzionale, come si fa sulla Terra, sia procedere facendo dei saltelli a pie pari, come fanno i canguri. Infatti, quando la forza di gravità diminuisce, si può godere di una libertà di movimento assai maggiore e forse faremo dei movimenti che magari qui sulla Terra non sarebbero adatti a farci camminare. Una delle cose alle quali dovremo prestare la massima attenzione sarà quella di non perdere l'equilibrio, e sarà una cosa difficile. Vi do un esempio. Supponete di camminare alzando un piede per portarlo avanti. Il tempo che passerà tra il momento in cui lo abbiamo sollevato e il momento in cui toccherà il suolo, sulla Luna sarà più lungo che sulla Terra. Questo ritardo al quale non si è abituati può causare uno sbilanciamento del corpo, che per la modesta gravità tende facilmente a ribaltarsi. Con le prove che abbiamo fatto su aerei che venivano fatti volare in modo da produrre all'interno della fusoliera una forza di gravità pari ad un sesto di quella normale, si è visto che a parte l'equilibrio che si perde con facilità, dovremmo poter camminare a velocità alquanto elevata, tra i 16 e i 18 km orari. Signor Armstrong, lei sarà, se tutto va bene, il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Lei è destinato a divenire un personaggio storico. Ha pensato di dire qualche frase opportuna, densa di particolare significato per celebrare l'avvenimento? Non ci ho pensato. Speriamo che non dica sono scivolato. Posso chiedervi dove andrete in vacanza una volta rientrati dalla missione lunare?
Penso che il posto in cui vorrei recarmi subito è a Houston, nel laboratorio di ricerche lunari, dove resteremo in quarantena. Forse qualcuno di voi può dirmi come le vostre famiglie hanno reagito al fatto che partecipiate a questa storica missione. Per quanto riguarda me personalmente, penso di poter rispondere che la mia famiglia ha avuto a disposizione ormai 5 anni per abituarsi all'idea che questa eventualità potesse verificarsi. Ed ha avuto più di 6 mesi per rendersi conto da vicino che l'eventualità si sta avverando. Penso che essi considerino la cosa come una tremenda sfida per me personalmente, ma penso che considerino la faccenda come una vera e propria invasione della loro vita privata. In un certo senso non saprei proprio dire se questa particolare attività che io svolgo sia positiva o negativa nei confronti della mia famiglia. Ho creduto di capire che a un certo punto comincerete a controllare la discesa coi comandi a mano. A quale altezza ciò avverrà? E fino a quale momento potrete scendere in questa maniera? E per quanto tempo potete soffermarvi spostandovi lateralmente alla ricerca del posto più adatto sul quale atterrare? Recentemente abbiamo fatto importanti progressi per quanto riguarda il sistema di controllo di volo e per la collaborazione, diciamo così, tra la funzione di calcolatore e il sistema manuale per l'atterraggio. È cosa recente che risale agli ultimissimi mesi. Abbiamo cioè un sistema di comando ibrido, parte automatico e parte manuale. Noi prevediamo di mantenere il controllo altitudine con i comandi manuali, lasciando automaticamente il controllo del flusso del getto necessario a garantire l'altezza richiesta. Questo avverrà tra i 300 e i 150 metri d'altezza. Se poi dovessimo accorgerci che il sistema automatico non ci convince, se qualcosa non dovesse funzionare a dovere, allora controlleremo manualmente anche il comando della potenza di spinta. La fase di discesa assomiglierebbe così a un normale atterraggio con un apparecchio a decollo verticale. Io penso che 150 metri siano l'altezza giusta per prendere eventualmente questa decisione. Signor Armstrong, si è discusso molto sul fatto che le 10 ore di intervallo tra il momento della discesa sulla Luna e il momento della passeggiata lunare possano provocare una certa impazienza negli astronauti. Cioè l'equipaggio, una volta arrivato su, potrebbe cercare di forzare la mano, di muoversi prima che siano scadute le 10 ore. Cosa ne pensa? Nei voli precedenti si è dimostrato che è sempre possibile una certa elasticità, la possibilità cioè di far precedere un compito ad un altro, perché si giudicava questo più conveniente. In breve è stato possibile cambiare opinione una volta che ci si è resi conto dell'opportunità di farlo. Ecco, ci piacerebbe che queste prerogative fossero mantenute anche durante questo volo. Prima del volo è esattamente il contrario. Cioè, ci fa piacere che le procedure siano rigide e che le cose siano stabilite per quanto è possibile in modo fermo e invariabile. Ma se poi nella fase concreta emergono circostanze tali da consigliare di anticipare o rinviare una certa cosa per poter meglio raggiungere un dato obiettivo, è ovvio che ci piace conservare la possibilità di giudicare elasticamente e decidere di conseguenza. Jorge Ruiz Aguilar, Núcleo Radomil, México. Oltre all'equipaggiamento scientifico che lascerete sulla Luna, porterete con voi qualche oggetto rappresentativo degli Stati Uniti? Porteremo con noi 3 oggetti che saranno lasciati sulla Luna come simboli del nostro arrivo. Il primo è la bandiera di cui avrete certamente sentito parlare. Vi è una carta geografica schematizzata che rappresenta i 2 emisferi della Terra con una scritta che dice: qui gli uomini provenienti dal pianeta Terra posero piede per la prima volta sulla Luna. Luglio 1969, anno del Signore. Giungemmo qui con intenti pacifici a nome di tutto il genere umano. Ci sono sotto le nostre 3 firme e la firma del Presidente degli Stati Uniti. Il secondo oggetto che lasceremo sulla superficie della Luna sarà un dischetto del diametro di 2-3 centimetri, realizzato con la tecnica del microfilm, sul quale sono incisi messaggi di buona volontà inviati dai capi di numerosi stati. Il terzo oggetto, infine, che lasceremo sulla Luna sarà la bandiera degli Stati Uniti d'America. Alle nostre spalle potete vedere un facsimile della bandiera speciale di cui vi ho parlato. Qual è la vostra libertà di scelta per decidere quanto potete allontanarvi dal LEM, nell'ipotesi che vi sentiate bene e che vi rendiate conto che muoversi lassù sia più facile di quanto si supponeva? Di quanto potete allontanarvi? Non abbiamo limitazioni. L'unica cosa che ci è stata ordinata è di non allontanarci senza ragioni, cioè di non perdere del tempo prolungando la passeggiata, sottraendolo alla esecuzione dei compiti primari previsti dal programma.
Se però dovessimo trovare un oggetto di interesse eccezionale, noi pensiamo di avere la libertà di eseguire una ispezione diretta, se lo desideriamo. In questo momento non posso dire di che oggetto potrebbe trattarsi, ma è chiaro che se vi fosse un animale, e certo vorremmo dargli un'occhiata. Non andremo certo dalla parte opposta. Che genere di superficie vi aspettate di trovare sulla Luna? Compatta o friabile? Polverosa o morbida? Il genere di superficie può desumersi dal colore che finora i nostri colleghi hanno sempre definito come tendente al grigio, grigio-blu, grigio-azzurro, grigio-verde, grigio-marrone. Non è facile scendere in dettagli più approfonditi mediante la sola ispezione dall'alto. Secondo me c'è da aspettarsi una superficie sabbiosa, cosparsa qua e là di frammenti di roccia e di ammassi rocciosi. Penso che sia difficile valutare il diametro di queste rocce. Noi prevediamo di portare qui alcuni campioni di terreno, comprese le schegge rocciose, ma in dimensioni tali da non crearci fastidi. Penso che la risposta alla sua domanda sia già stata data dall'impresa del Surveyor e dalle sue riprese fotografiche, che mostrano materiali a grana fine di tipo sabbioso e qua e là ciottoli e sassi di varie dimensioni e di vario aspetto. Per quanto riguarda il colore, si dice che il grigio domini, ma una ispezione da vicino potrebbe forse mostrare colori diversi. Potrebbe darsi che i singoli cristalli che compongono le rocce abbiano colori diversissimi. Visti ad una certa distanza, potrebbero fondersi in un grigio uniforme. Vorrei sapere se Armstrong concorda con la delibera del Congresso secondo la quale gli astronauti avrebbero dovuto piantare sulla Luna solo la bandiera degli Stati Uniti. Se chiedessi la vostra opinione su questo argomento, ognuno di voi darebbe una risposta diversa. Ognuno cioè avrebbe voluto portare questo o quell'altro oggetto in funzione della propria sensibilità e della propria esperienza. Non è nostro compito giudicare se la delibera congressuale fosse giusta o sbagliata. Il nostro compito è far volare i mezzi spaziali nel modo migliore possibile. Le decisioni alle quali lei allude sono state prese da chi poteva prenderle. Io non ho mai pensato che toccasse a noi suggerire quali cose gli Stati Uniti dovessero portare sulla Luna. Anche se ora la vostra maggiore preoccupazione è quella di andare sulla Luna e tornare, forse potete dirci cosa prevedete sui voli futuri e quale ruolo immaginate di svolgere in essi. Mi riferisco ai voli dei prossimi 5 o 10 anni. È una domanda molto vasta, che investe i programmi e gli orientamenti della NASA, del Ministero della Difesa, del Congresso, insomma di tutti gli organismi ad alto livello. Anche il popolo del nostro paese è interessato agli sviluppi futuri delle imprese spaziali. Si tratta di stabilire in quale direzione convogliare tutti i risultati raggiunti in questi ultimi 10 anni. Mi sarebbe piaciuto in questi ultimi mesi avere avuto il tempo di ascoltare tutti i commenti fatti su questo argomento. Mi sarebbe piaciuto anche forse parlarne. Penso di poter dire che siamo alla vigilia di una svolta, nel senso che la gente pensa alle cose concrete. Non so dirle quali saranno le decisioni prese dagli enti responsabili. Tra le cose più importanti da fare citerò le basi spaziali, le basi lunari, l'esplorazione approfondita della Luna e finalmente l'esplorazione degli altri pianeti. Qual è il compito più difficile che prevedete di dover svolgere durante la vostra passeggiata lunare? E che cosa intendete fare nel periodo di ozio forzato, quando cioè vi troverete in quarantena dopo aver terminato la vostra missione? La cosa più difficile da fare probabilmente non sarà sulla superficie lunare, ma all'interno dell'EM. Sarà cioè più difficile la preparazione allo svolgimento delle attività sul suolo lunare e quando ci toccherà di far funzionare nuovamente le apparecchiature che stanno nell'abitacolo dell'EM. Quelli sono certamente i momenti più critici, più faticosi, più impegnativi tra tutti quelli che dovremo affrontare. Aggiungerò che occorre metterci tutta l'attenzione possibile, perché a quel punto è facile farsi prendere la mano dalla fiducia che tutto riuscirà bene, dal fatto che a quel punto della missione il nostro morale sarà alto. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, credo che la nostra attività in quarantena sia più o meno la stessa di quella che ha seguito altri voli, rapporti, riunioni, contatti con persone interessate ad altri progetti. L'unica differenza sarà che questi contatti non saranno diretti, faccia a faccia, ma si svolgeranno attraverso un circuito televisivo. Nel periodo nel quale lei si troverà sulla Luna, quale sarà il suo pensiero dominante e quale la sua principale preoccupazione? Immediatamente dopo aver toccato il suolo della Luna, la nostra prima preoccupazione sarà quella di verificare che il nostro veicolo sia rimasto intatto. Per circa 2 ore, non appena saremo arrivati, avremo un gran da fare. È chiaro che se il LEM non sarà integro e non saranno intere tutte le sue apparecchiature, non potremo portare a termine i successivi obiettivi,
né potremmo proseguire con tutta sicurezza il lavoro previsto sulla superficie, né tantomeno potremmo tornare tranquillamente in orbita lunare. Certamente vi saranno numerose discussioni tecniche tra l'astronave e la base a terra sullo stato in cui si troveranno tutte le apparecchiature, e questo avverrà in un intervallo di tempo durante il quale la gente davanti ai teleschermi si chiederà come sarà il panorama là fuori, cosa vedranno. Noi ci rendiamo conto di questo desiderio del pubblico, ognuno vorrà sapere, vorrà essere informato, ma ci sono considerazioni più importanti che ci spingono ad agire così. Sono considerazioni che implicano la riuscita di tutto il resto dell'impresa. Signor Collins, fino a che punto lei sarà in grado di seguire l'attività dei suoi colleghi? Ha qualche monitor a bordo? Ho due sistemi per potermi tenere in contatto con loro quando saranno all'interno dell'EM. Per mezzo di un radiotelefono potrò comunicare con i miei colleghi quando sorvoleremo il punto di atterraggio, e poi per mezzo del complesso radio di bordo potrò parlare con loro attraverso Houston. Cioè, la Terra farà da ripetitore per le eventuali comunicazioni tra me e i miei colleghi. Quando sarò dietro la faccia nascosta della Luna, non riuscirò invece a collegarmi in alcun modo. Circa la possibilità di poterli vedere ad occhio nudo, ho proprio paura che la mia vista non sia così buona da permettermelo. Mi troverò infatti a 92 km di altezza. Forse però riuscirò a vedere i raggi di luce solare riflessi dalla parte superiore dell'EM. Naturalmente si tratta di ipotesi che potranno essere accertate soltanto sul posto. Proviamo a immaginare che il LEM si rifiuti di tornare indietro e che siate costretti a restare sulla Luna. Collins dovrebbe tornare indietro da solo. Tra il momento in cui vi potrete accorgere che il razzo non parte e il momento in cui qualcuno può ritornare indietro, quanto tempo passa? Qual è il tempo di sopravvivenza di cui disponete per attendere un soccorso? Provate a pensare a queste eventualità. Non dispongo delle cifre esatte. Penso si tratti di un paio di giorni. Secondo l'orario del programma, quando metterete la bandiera americana sul suolo lunare? Quando saremo arrivati sulla superficie, appena vi giungeremo, quasi subito. Comunque, lo faremo solo quando avremo messo in funzione la telecamera per permettere di seguire il simbolico gesto a chi osserva dalla Terra. Devo però dire che non ho la pretesa, ma solo la speranza che tali immagini saranno ben visibili. Non saranno certamente così buone come quelle che avete visto recentemente durante l'ultimo volo, e che provenivano dalla telecamera del modulo di comando. La telecamera di cui disponiamo è leggermente diversa da tutte quelle già usate in precedenza e non dispone di un corredo di obiettivi così ricco, sia per la qualità sia per l'angolazione di ripresa. Ho paura quindi che la definizione delle immagini non sia così buona. In ogni caso, tenuto conto della difficoltà di operare in un ambiente come quello lunare, potrà forse passare un po' di tempo prima che noi riusciamo a inviarvi delle immagini accettabili del paesaggio che ci circonda. Mi auguro comunque, se si dovesse verificare questa eventualità, che non rimarrete troppo male. Ci affidiamo alla vostra comprensione. Bene, questa intervista ci ha portato proprio all'ora in cui sta per accendersi i motori di discesa. Due di questi tre uomini che abbiamo visto parlare poco fa stanno per sbarcare sulla Luna. La missione di questo Apollo 11 sta per diventare molto diversa da quelle che l'hanno preceduta. Cedo la parola a Tito Stani.